Signori, siamo ufficialmente live con questa puntata anomala di puntata, diciamo, off di Drawings and Dragons 2. Dove faremo stand-up comedy. Esatto, buonasera a tutti. Buonasera. Purtroppo, ciao ragazzuoli. Purtroppo stasera non possiamo fare l'ultima puntata perché ci sono stati dei casini dell'ultimo secondo che non stiamo a spiegarvi. Però siamo esatto, ci dispiaceva lasciarvi senza un appuntamento serale. Esatto. E quindi faremo una one shot improvvisata con Nicola, no? Scherzi. Sì, sì. Così. Guarda, è arrivato anche Sneaky all'ultimo secondo. Tac. Sneaky, no. Siamo live, eh? Stai attento. Sì, guarda un po'. Siamo già live. Siamo già live, caro Sneaky. Sì. Sei entrato così proprio. Gamba lì. Allora, ragazzi, il canale di Nerdcore per leggere la chat dove ci insultano tutti? Sì, 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 puoi leggere. Questo è proprio il momento giusto per farci le domande, per insultarci la mamma, per... Vabbè, però a te piace. Per chiedere a Nicola i manuali gratis, tanto lo sapete, gli piace. Dog. Possiamo parlare male di Landog? Tanto non c'è il curatore, no? No, il curatore non credo ci sia. Possiamo dire che erano veramente meglio i primi 100, lo possiamo dire finalmente ad alta voce, possiamo dirlo. Esatto. I primi 100 sessioni di Drawings & Dragons. Quindi questa è la serata in cui potete veramente... Possiamo chiacchieriamo tutta la sera. Come va? Diteci come va, diteci in chat, come va? No, ma visto la live che ho fatto oggi pomeriggio con 20 facce, era stata, cioè, è volata, è durata un'ora e mezza, che almeno a me, vabbè, io sono logorroico, è volata. Dai, però c'era veramente un fantaziglione di domande che arrivavano ogni due secondi, sì. E poteva essere interessante anche riproporla anche stasera, visto che purtroppo c'è stato veramente un inconveniente dell'ultimo secondo. Ma siamo logicamente tutti quanti concordi che abbiamo iniziato in 7 e dobbiamo finirla in 7. Cioè esatto. Non esiste che se mancava una persona questa sera, visto che tutti quanti abbiamo un lavoro. Vero? Sì, in teoria. Porca troia! Ci sono degli inconvenienti di ultimo minuto che devono avere la priorità. Quindi ci scusiamo, però ci sembrava corretto così catteggiare un pochettino con voi e farvi un po' di compagnia. Dovevamo aspettare, si ruola insieme e si muore soli. Speriamo. Donna mia, fammi toccare i coglioni, cioè Dario. Ecco, voi Dario. Intanto c'è... Questa, guarda, ci arriva una bella domanda in chat che magari potremmo sviluppare. Il best of delle librerie alle vostre spalle. Un casino. Mia, la libreria alle mie spalle. Best of per me. E magari ci trovi tipo un cornavissute. Allora, c'è solo un pezzo in quella libreria. Sei una casa a caso. Il gioco di ruolo. Io sono un topo d'appartamenti. Sì. Di Lodoss War. Ecco. Purificate. Gioco di ruolo ufficiale di Lodoss War. Questo lo facciamo a ottobre dopo. Pubblichiamo questo. Edizione limitata. Ho la scatola rossa. Mica Luca ha portato il grano. Ah no. Ci chiedono quando sarà la prossima sessione. In realtà non l'abbiamo... Elmore. Stabilito ancora. Questa è una roba che devi smettere di far vedere, Nicola. Appena riusciamo a organizzarci, facciamo sapere quando è la prossima. Allora, anche perché credo che lunedì prossimo ci siano altri problemi logistici in ballo, se non sbaglio. Sì, sì, ma adesso una soluzione. Magari lo facciamo questa settimana, vediamo un po' se riusciamo a organizzare questa settimana, se no. Ma questo faremo, per me faremo la sessione in spiaggia. Vabbè. Guardate, ragazzi, in che stato è ridotto, cioè, no. L'ho letto Dio se lo sa quante volte. Ammazza. Mamma mia. Non è vero, nessuno ha mai finito il Signore degli Anelli, mo sfatiamo sto mito. L'ho cominciato n volte quando ero Vischiello. No, ragazzi, la prima parte è veramente devi superarla proprio. Ma questo, ragazzi, questo è l'inizio di tutto, cioè questo qua è l'inizio di tutto. Aspetta, allora ti sfido. Questo qua è l'inizio di tutto per me. Che figo quell'anetto, veramente. Si iniziano a giocare Lorenzo e Nicola e noi possiamo... Questo qua, il regalo che mi ha fatto iniziare tutto, mi ha regalato mia nonna nel 91-92, questa storia qua l'ho ridetta un centinaio di volte, poi anche scritto, ci scrivevo dentro, cioè nel senso... E non avevo idea di cosa fosse il fantasy, cosa fossero nani, elfi, queste cose qua.
Avevo 9 o 10 anni. Ma tu lo sai che nel 91 è nato Lorenzo Magalotti? Magalotti. Era per farti stare un po' peggio. Ma non sto peggio, visto com'è nel 2020, sinceramente. Cioè... quello è vero. Io avevo 2 anni nel 91. Io ho cominciato con questo. Bella, bella grande, ninja. Ninja, grande. Io ognuno te ragazzi, veramente. Scusate, non era poi il regolamento di Advance. Sì, vedono l'hai sotto in basso, si vede. Ninja era fighissimo. Qua. Mm-mm. Aspetta, non vedo il dito, non riesco, un cazzo, è più indietro, più avanti. Così. Questo qua sono tutti vecchi libri. I libri, i manuali di giochi, no, ragazzi, c'è. Per la merda. Sono le schede di alcune miniature di D&D. Vedete, non c'è più spazio in libreria, quindi c'è. No, perciò per terra. Cioè, guardate, poi sono proprio le schede quelle che occupano più spazio. Questa è l'amministrazione di Need Games. Però. No. Comunque vedo fioccare grandissime domande, ovviamente, per il nostro buon arbitro. Qualcuno le legga, perché io, ragazzi, non so leggere. Le leggo io, faccio io il moderatore. Il moderatore. La prima domanda è, Nicola, consiglia istruzioni... Boni, consiglia istruzioni su come scrivere la prima campagna. Guarda, hai un sacco di gente che scrive qua, quindi penso che te possono proprio aiutare tanto. Allora... vi faccio un esempio. Io oggi stavo vedendo di tutte le puntate di Dungeons and Dragons. Io uso sempre Google Documenti, comodissimo, così ce l'ho ovunque. Ho scritto comprensiva di quella, la sessione finale di oggi, che comunque non ci sarà, 24 pagine, che è pochissimo in realtà, ma perché molte prendevano la parte introduttiva. Cosa faccio? Un tempo, quando ero ragazzino, scrivevo papiri su papiri, perché volevo conoscere bene tutta la lore, mi inventavo le mie ambientazioni, ho sempre amato i mondi a ciambella, quasi tutte le mie ambientazioni sono fatte di mondi a ciambella, che sono questi mondi che si uniscono tra di loro, dove un mondo quasi sempre è super mega fantasy, e l'altro mondo invece è super mega tecnologico, quindi ci sono sempre queste guerre. Scusa, questa è una ciambella? A me pare una gallina. Sono due ciambelle. Due ciambelle così, due donuts così, una così. Due anelli di una catena. Riccardo, per cortesia, sta parlando l'arbitro. No, stasera no. Sì, sono l'arbitro, sono sempre l'arbitro. E Snicky sei morto, basta, hai fatto il pizzo per la sessione, vaffanculo. Va bene. Hai fatto uno. Bene. Allora, quello che devi fare è, se è la tua primissima campagna, se non hai mai fatto il master, dipende da che gioco giochi. Ad esempio, prendiamo D&D, il grande classico, il manuale del Dungeon Master ti guida passo passo, seguilo. Se non hai immaginazione, lancia i dadi, che sono tutte le tabelle, chi è il nemico, il perché, il movente, che cosa muove il mondo, e vedrai che tirando vengono delle figate senza senso. Se invece sei già un attimino più skillato, non sta a scrivere tutto il mondo, pensa che cos'è la cosa più importante del mondo, non lo so, è dominato dalla magia, la magia è illegale, gli elfi sono i dominatori dell'universo, eccetera, eccetera, e sviluppa pian piano con i tuoi giocatori, grazie anche al loro background, che premetto, deve essere al massimo di 3-4 righe, siete degli avventurieri di primo livello, vaffanculo il background da 18 pagine, io ne scrivo di 50, però per farti capire. I tuoi genitori sono morti. Sì, esatto, e fallo letteralmente vivere grazie alle scelte e alle idee dei tuoi giocatori. È una cosa molto, molto bella, secondo me, funziona molto bene. Poi dipende da gioco e gioco, naturalmente, se vuoi giocare un richiamo di Cthulhu, magari ambientato in una città che conosci, una città esistente, informati su Wikipedia, sulla città, com'era negli anni 20, com'era il proibizionismo, eccetera, eccetera. Se giochi a vampiri e lo ambienti nella tua città, nel tuo paese, è molto più semplice, perché tutti quanti, se direi la via o un posto, lo conosceranno. Quello che consiglio io è, non sta a scrivere papiri e papiri di roba, 100 pagine, perché comunque, capito, Dario. I ragazzi davanti sono la dimostrazione vivente, tu vuoi fare una cosa e i giocatori prenderanno la tangente per tutt'altro, è la cosa più bella. E infatti ti chiedono anche come gestisci, come disinnescare tutte le boss fight, come gestisci le persone matte che magari vanno contro, perché è stata giocata Undertale. Ma guarda, io personalmente non dico mai, mi piace, mai, faccio sempre fare tutto ai giocatori, logicamente se sono cose altamente improbabili mi faccio fare un tiro del dado con una CA, con una CD molto, molto difficile, ma perché no? Cioè, è bello farsi sorprendere i giocatori. L'altra volta io sono rimasto spiazzato
dalle scelte dei giocatori, letteralmente. Poi vabbè, enfatizzavo facendo face palm e cose del genere, sì, ma sono piacevolmente sorpreso. Avevo scritto, io metto giù sempre un po' di note, i due primi incontri, ovvero quello di Sneaky con l'albero, perché volevo anche mettere qualcosa, noi stiamo facendo intrattenimento, quindi non qualcosa di cupo, di pesante, ma qualcosa che sia piacevole, che strappi delle risate, e ho la fortuna di avere dei giocatori che stanno molto, molto al gioco. E avevo scritto poi la storia di Andrea e di Saverius e di Atlanta, e avevo messo, vabbè, se poi ci scappa ancora qualcosa, metterò qualcosa con la Ghironda e Starfington. Okay, Trinket, ma non niente di quindi non sapevo, Ghironda. Cioè, come non sapevo come chiudere l'arco narrativo di Ragno, di Kren, di Narada. Ecco, volevo, come climax mettevo sempre questo personaggio, infatti vi facevo tirare di saggezza, che camminava in giro, e alla fine è sempre stata Lina che si toglieva la maschera. Avete ruolato benissimo, avete perdonato, non mi immaginavo. C'è stato poi anche quella dell'improvvisazione col versetto dei chakra, delle cose. No, quella è dei Jing. Dei Jing, scusami. Mi sono dovuto letteralmente inventare tutto di sana pianta sul momento. Sì, per esempio a me, una volta che ho masterato Mutants and Masterminds, semplicemente ho usato quella meccanica lì, insomma, di Mutas and Master, ma il setting, essendo che magari io sono appassionata appunto degli X-Men, di mutanti e varie run di quello, semplicemente avevo molto bene in mente il setting da X-Men, in questo caso in particolare avevo preso quello di Exiles, che era appunto una saga che era su Extreme X-Men, mi pare, poi ha proseguito su X-Men Deluxe, varie cose, e io in realtà cioè non mi sono scritta praticamente quasi nulla, quindi ho usato una meccanica, ma con un set che magari già conoscevo, e secondo me è una cosa che si può anche fare, prendi il sistema di gioco di un gioco di ruolo, un setting che magari per cosa tua, per tua passione, già conosci, quindi sai come funziona quel mondo lì. Comunque i giocatori che appena pensione entreranno provano a rubare dei cavalli, quindi che i giocatori sono lei e Dario e altri, erano dei bei cavalli, erano Rodolfo e Goffredo. Il mio qui si chiama Goffredo, bello di casa. Voi che scrivete comunque tutti in altri ambiti, cioè, come vi trovate che comunque scrivere su Dungeons & Dragons, comunque GDR, sia una bella palestra per questo genere di cose? Io penso, guarda, di sì. Guarda, io considero che io ho iniziato di recente con i GDR in generale, è stato un paio d'anni fa, poco prima della prima stagione di Drawings & Dragons, e da non moltissimo, da circa un annetto, mastero tra l'altro a Lorenzo, a Riccardo Torti e saltuariamente anche Denise fa un personaggio nella campagna, una campagna di Call of Cthulhu scritta da me, che è basata sull'universo DC Comics, sulla parte dark me coglioni mister, che c'ha molto Lovecraft in realtà, che sostanzialmente sarebbe loro che investigano sulla saga di Swamp Thing sostanzialmente. E no, ma bellissima, la voglio giocare sta roba. E a parte che io mi riconosco in quello che dice Nicola, perché ci sta Lorenzo che intanto mi trova sveglio a degli orari inusitati giorno prima della giocata, sto aggiungendo delle parti, ho scritto solo 60 pagine per questo capitolo. E io qualche giorno fa ti ho fatto una domanda: Dario, quante cose abbiamo la percentuale di cose che abbiamo esplorato di quello che hai scritto qual è? Io ho detto è tipo il 60%, tipo. Perché ora Nicola è una banda nera, ci sono, perché con la telecamera ho fatto bene. Devo dire che quello è un gran bel esercizio, perché cioè, per me che sono inesperto come master e come scrittore di una campagna, parto comunque da un universo narrativo che conosco, quindi c'ho degli staple che mi aiutano, però poi ci mischio dentro tante cose, perché c'è la saga di Swamp Thing, c'è sta l'universo del Regno del Sogno di Sandman, c'è sta la saga di Grigon, tutta serie di queste cose. In più c'è il fatto che genuinamente quando giochi loro fanno delle cose, non molto spesso io non so che cazzo stanno facendo, e quindi devi anche improvvisare delle cose. C'è sta Lorenzo che tende a fare amicizia con i miei boss, invece di combattere lui fa amicizia con i boss del gioco, io glielo faccio fare, però mi disinnescano i boss fight. E Riccardo Torti fa un prete che sostanzialmente interpreta tutto quello che succede come il volere di Dio,
e anche le più grandi aberrazioni che fa, e interpreta tutte queste cose. Tra l'altro, per chi segue l'universo DC, il personaggio di Riccardo Torti è morto ed è diventato l'avatar dello spettro. In effetti, ecco, gestire secondo me una campagna in cui qualcuno può morire e riutilizzare in qualche modo il personaggio, secondo me è una cosa molto interessante. Cioè, noi non saremmo morti 30 volte. Non l'abbiamo mai fatto. Noi saremmo morti 30 volte. Sentire ignorato Nicola, Nicolino, ma no, voglio applausi. No, dico che è una bella cosa. Infatti, sto dicendo, noi a quest'ora avremmo finito la campagna, penso, alla prima sessione, altrimenti. Cioè, tipo, al primo ragno, attacco tutti. No. No, cosa che io speravo ogni volta che Roberto diceva attacco, dico dai, muore. Dai. Ma guarda, veramente ci ha avuto un culo. Tanto c'è un amico che sta facendo tipo tutte le statistiche di Dragons and Dragons e ha fatto vedere che tipo la persona che ha beccato che ha fatto più morti, con più danni o comunque tiri positivi è Staffington. Sappiatelo, che ha fatto più male, credo. Avete ha fatto la figata che hanno fatto, cioè è stato un dio veramente. Che ha fatto lui si è messo male lì puntata per puntata. No, Fabrizio, Fabrizio, sì. Che ringraziamo Fabrizio Furchi per aver fatto questa figata. Un'amica. Hai il log dei tiri. Cosa? Fabrizio Furchi. Lui si è rivisto tutte, siamo tutti, sì. Si è visto tutto. Salutiamo Fabrizio Furchi. No, è stato un numero. E oggi mi stava parlando, diceva appunto che per adesso tipo chi fa più male a colpo è tipo Andrea spesso. Perché critto spesso. Ovviamente chi si è portato più cadaveri dietro è stato Ragno. Strano. Io una sfiga nera su tutto. È tipo fallito più tiri. Mette del fila. Sì. Io e Roll20 non abbiamo un buon rapporto. Salutiamo tra l'altro gli amici di Roll20 ancora oggi. Ah, guarda, sto facendo sessioni il martedì sera e anche lì è un disastro, Ricky. Disastro. Tra l'altro, disastro. Comunque, ci chiedevano prima. Siamo dei power player, ma cosa da power player? Proprio, guarda. Ti permetti, io ti chillo un'altra volta. Tra l'altro, ci chiedevano aneddoti simpatici di retroscena della serie. Beh, una cosa che posso dire io è che quando sta roba ha cominciato un po' a prendere piede, ho detto vabbè, coinvolgiamo. Io conoscevo Daniele Bossari per questioni di lavoro, ma lui mi aveva detto: Lorenzo, giochiamo, mi va di ritornare a giocare a giochi di ruolo, proviamo. Ha detto proprio così: giochiamo, Lorenzo, giochiamo. Con questo, dicevo, perché stai parlando toscano? Perché parli così? insomma, esatto, il metodo, vedi il metodo. E quindi gli faccio: vabbè, senti, sta per partire sta cosa, proviamo. Poi lì per lì un attimo ho detto, ma che comunque ha visto com'è Daniele, lo vedi, è molto posato, tranquillo. No, perché cioè, ti pazzo un culo. Dopo, questo viene fuori no. Dopo. Però ecco, con la wave romana ero molto curioso di sapere come sarebbe incastrato, perché non è proprio la stessa, cioè, non è proprio facile a volte che i due mondi entrano in sintonia. E invece, ragazzi, ha switchato full pazzo, è andato benissimo. Sì, sì. Ma posso raccontare un aneddoto io sul retroscena di questa seconda stagione che è la mia vendettina personale? Dai. Perché che è successo? Che io a inizio quarantena, colpevole io che sono stupido, mando un messaggio tipo a mezzanotte a Nicola De Gobbis e gli dico tipo ma sarebbe proprio figo fare Drawings and Dragons, riprenderlo e fare un'edizione da quarantena. Visualizza, mai cagato. Qualche settimana dopo, io penso, vabbè, non gli interessa. Qualche settimana davvero, dopo, mi arriva il messaggio che mi dicono: ah, comunque, Roberto e Riccardo insieme hanno coinvolto Lorenzo Fantoni e con Nicola stanno mettendo in piedi la seconda stagione di Drawings and Dragons. Io ho detto: brutto friulano di merda. No, scusami. Se poi andate a vedere la prima puntata, all'inizio della prima puntata, Dario, Nicola, quando mi hai mandato questo messaggio, io non ho questo messaggio. Mamma mia, scusate, devo interrompere. Non ho questo messaggio. Messenger te l'ho dissing, mandato. Dissing. Allora, controllo su Messenger, è possibile perché mi arrivano tanti quei messaggi e non caso. Quindi è possibile, Dario. Ti metto le mani avanti. Però no, c'è adesso, se voi vi rivedete il primo episodio, in your face, c'è un momento in cui Nicola dice: tra l'altro, ringraziamo Riccardo e Roberto che si sono interessati. Io interrido questa voce pure perché pezzo di merda, sto pezzo di fango, mortacci sua. Denise, mi sono accorto di una cosa bellissima che io non vedo qua. Tu hai esattamente lo stesso tono di verde di
della chat. Quindi su Twitch, no. Su Twitch tipo sei tipo su Dario. Twitch sei Caccamo. Scusate, ragazzi, ci si vede dietro. No, devo cospargere la testa e chiedere scusa a Dario. C'è un messaggio del 12 marzo delle 22:58. Dove mi stia? Certo che se mai è esistito un momento stupendo per resuscitare Dungeons and Dragons è questo. Discord Webcam cattura lo schermo e la gente si sente meno sola. Mai cagato, mai risposto, Dario. Visualizzato però. Sì, sì, scusami Dario, però ce lo sai che ho problemi, cioè, con Messenger, mi arrivano tanti messaggi. Con Messenger, tu hai problemi, punto. Ma io WhatsApp rispondo sempre. Dario, scusami, hai ragione. Torno indietro nel tempo. Vorrei ringraziare tantissimo Dario Sicchio per la bellissima idea di aver voluto rifare Drone Dragons. Grazie, Dario Sicchio, D-A-R-I-O-Sicchio. Grazie. Campione di spelling, devo campione dire. Di spelling della scuola. Oh. In Nice. Spella Nice. N-I-C-E, no? Nice. Nice. Se ci metti un H era Nike ed esamo tracia. Infatti. No, invece detto, anch'io in effetti devo dire comunque che all'inizio ero un po' detto, boh, vediamo come va, e tanto non fu una roba live, non so come mi... All'inizio ero un po' sulle mie, onestamente. Anche perché per me, secondo me, giocare di ruolo è una cosa molto intima, secondo me. C'è una roba, è quasi come mangiare assieme. C'è una roba che secondo me fai meglio quando comincia a esserci un po' di... Poi vabbè, all'inizio non ero molto anche in sintonia, lo ammetto, col personaggio. Poi è diventato un robottino e mi sono divertito come un matto. Yeah! Poi è diventato un robottino, sta proprio di merda e a disagio. Quando non ha mai giocato o è tanto che non gioca, c'è sempre quel momento di imbarazzo all'inizio, quando ruoli, sì, che è un po' come fa teatro, no? Un pochino, interpretazione, cose, che stai lì e dici, mo che devo fare? Ma devo parlare io? Che devo sì, dire? Che vergogna! Sì, esatto. Sì. E comincia, non ha mai giocato, magari quando hai cominciato, che magari come molti di noi al liceo, io ho cominciato il primo liceo a giocare, arrivi che un po' vai, no? E immagino se dovessi cominciare oggi a ruolare, penso che c'era una dose di imbarazzo, sì, no, poi ansia appunto... da prestazione. Ma come Francesco Segala, troviamo Francesco Segala. È sempre così, Ricky, cioè, se ci pensi, all'inizio, quando inizi a giocare, sia che tu abbia 12 anni come 35, perché comunque la cosa bella del GDR è che non c'è un'età giusta per giocare, sicuramente se inizi da ragazzino hai più tempo disponibile, più tempo libero, è anche più facile. Adesso in alcune scuole ci sono anche club di D&D, ma in America ci sono già da un po', anche in Italia, ed è secondo me una cosa molto figa, e ci sono dei professori appassionati di D&D che fanno anche il club magari un pomeriggio a scuola, è fighissimo. Minchia, avercelo avuto al liceo sarebbe stata una roba. Però folle. Se ci pensate, almeno a me è capitato, penso sia capitato anche a voi, anche se io ho iniziato praticamente come master, perché non... sapete, ho sbagliato a comprare il gioco, non pensavo fosse un gioco da tavolo. Giochi molto il primo PG, che comunque sei tu, cioè è te stesso, hai un altro nome, può essere un elfo, un nano, ma sei tu, non è che ruoli, non è che fai le voci. Pian piano, giocando con altre persone, vedendo magari persone che giocano da più tempo, inizi a buttarti di più, perché dici, vabbè, cioè, senso, non si può sbagliare, nessuno, se io parlo così, anche se ho 40 anni, nessuno mi caga, anzi, che figata pazzesca, e quindi ti butti e pian piano giochi, e adesso, a distanza di molto tempo, aver fatto tante campagne, quando gioco, quando faccio giocatore, mi piace molto giocare personaggi che siano totalmente diversi da me. Per farvi capire, voi che mi conoscete bene, ho giocato questo Ieyasu Matsumoto, che è un misto tra Tokugawa e Miyamoto Musashi, che era uno spadaccino bladesinger elfo in questa ambientazione dove gli elfi erano tipo orientali, che non parlava. E voi mi conoscete quanto sono logorroico. Mamma mia, sei morto. Pensavi descrivendo completamente tutte le azioni che facevi. No. Beh, quando facevo le azioni dicevo l'attacco, ma se no ero molto... molto gioco di parole, e mi piaceva molto, me lo sentivo molto, molto mio. Come giocare personaggi femminili da uomo senza stereotiparli è difficilissimo. Tipo il Danny, che ne parlavo quando avevo provato a giocare nel Furto dei Dragoni, ho giocato per una campagna Calliope, una drow femmina, classica rogue, naturalmente senza genitori, con un altro giocatore che era mio fratello gemello, però senza stereotiparla, cioè dandogli un carattere forte, leggendo di donne forti,
Poi è logico che c'erano delle classiche battute da bar, perché comunque lei era una rogue, una draw molto bella, quindi gli facevano dei complimenti, e lei magari, se poteva trarne vantaggio, faceva dei finti sorrisi, e poi erano corcate. È stato veramente impegnativo giocare personaggi del genere, ma è la cosa bella del gioco di ruolo. Che poi non c'è cosa più brutta, secondo me, che ritrovarsi a ruolare un personaggio con cui non ti trovi tantissimo in sintonia. Infatti, detto, veramente, quando Kuren è diventato un forgiato, ho sentito proprio, sai, non voglio buttarla non voglio buttarla sulle tematiche di genere, però veramente un cambio di corpo, e cazzo, adesso è tutto giusto, è stata una roba molto forte. Comunque, secondo me, rispetto alle macchiette che si possono creare ruolando un personaggio femmina, un altro retroscena divertente di questa storia è che quando ho scritto nella chat che abbiamo noi per organizzare cose, ho scritto a Nicola che avrei ruolato il personaggio di un nano femmina, e gli ho scritto le caratteristiche base, cioè c'ha una voce così, si comporta così, eccetera eccetera. Nicola, che conosce un pochino il mio senso dell'umorismo ma anche la community, ha scritto in privato, ha detto ti prego non esagerare, ti prego. No, perché ragazzi, allora voi dovete prendere... no, allora, bisogna rendersi conto che comunque l'identità di genere è una cosa molto importante. Cose che noi diamo per scontate, ci sono magari persone che magari facendo una battuta, un qualcosa a cui non si dà peso, magari si fanno soffrire. Ho la fortuna di conoscere Marta, che è una mia amica, è una ragazza transessuale, a cui quando Dario mi aveva scritto il suo personaggio, ti ricordi, Danny, ne avevo parlato anche con te, ti ricordi che... Sì, ma la conosco, la Marta. Lo so che conosci Marta, sì. Gli ho scritto per avere anche una sua opinione. Comunque questo qua è uno show pubblico, non è che siamo a casa e quindi magari è più libertà, siamo tra di noi, c'è sempre la... sappiamo, ci conosciamo da un sacco di anni, non è che se uno fa una battuta, io quando ero super grasso mi dava ciccioli di merda, ero un mio amico, non dicevo nulla, però essendo qualcosa di pubblico, ho chiesto a chi soprattutto combatte per questi ideali, per chi comunque è molto anche dentro la comunità LGBT, più ho chiesto un consiglio e mi è stato detto una cosa bellissima, ho scritto: ma no Nicola, figurati, anzi, se Andrea è così, con questo carattere forte un po' mascolino, però è donna, è bellissimo come personaggio, e mi ha tranquillizzato. Quindi ho preferito chiedere, magari dirmi: Nicola, ma che cazzo dici? Però invece tanto è vero, secondo me Andrea è veramente perfettamente calibrata, perché c'ha avuto dei momenti veramente veramente proud, anche di indipendenza. Invece ragazzi, adesso vi dico solo una cosa: se volete giocare personaggi femminili in programmi che non vanno assolutamente in streaming e dovete essere maschi, oppure giocare personaggi femminili ma dovete essere femmina, ve lo faccio vedere solo un secondo, c'è questo gioco qua. Ma quello che dicevi oggi in live, no, questo qua è Made, dove c'è un signorino e voi giocate le sue cameriere. Le cameriere possono essere dei ninja, dei mutanti. Se invece siete cameriere, ninja, mutanti, se siete femmine, c'è la signorina e voi giocate i vari butler, i vari maggiordomi. Figo, bello. Sì, non è un prodotto che diciamo Asmodee distribuirebbe, mettiamola così. No, forse no. Ma le abilità di quel gioco? No, è molto divertente. No, è particolare. Are the maids burning? C'è una domanda per me, Dario e Lorenzo. Dai. La prima è: se nei vostri fumetti avete mai fatto entrare cose che vengono da giocate in GDR? Foruzzi. Seconda è proprio: che cosa avete in uscita? Progetti futuri? Esatto, progetti futuri. E adesso? Adesso che ordine rispondiamo? Prima Riccardo, che ha letto la domanda. Dai, sì. Oddio, ho messo mai cose, può darsi. Adesso, coscientemente sai che non mi ricordo. Ho scritto magari storielline brevi di meta GDR, dove magari c'era una storia, il classico raccontino fantasy, alla fine si scopriva che in realtà era una giocata di ruolo e cose del genere. Secondo me un sacco di roba, poi non è che io scrivo tanto, quel poco che ho scritto, secondo me dentro ci ho messo cose di gioco di ruolo senza neanche accorgermene, perché poi diventano storie che metabolizzi per assurdo. In uscita, sai, io in uscita dovrei avere un Color Fest di Dylan Dog scritto da Dario, che però non sappiamo ancora quando è calendarizzato, un Dylan Dog della serie regolare, se ci fosse qua Recchioni magari saprà più cose. E questo
Ma lui non sa mica nulla, Roberto. Cioè, è lì vabbè. Per attirare il pubblico. L'ho detto perché non c'era. L'ho detto perché non c'era. È ovvio che non sa niente. Ma Lorenzo, vai Lorenzo. Vai Lorenzo. In realtà sì, ma non è mai uscita. Nel senso che io ho scritto una storia e ho preparato un progetto per conto mio, che però insomma è ancora in stato abbastanza preliminare, in cui in realtà diciamo che il protagonista incontrava degli avatar di suoi amici che derivavano dai personaggi che giocavano con lui di ruolo. Era troppo complesso, era veramente una cosa farraginosissima, quindi insomma è un dettaglio della storia che avrei probabilmente insomma un po' asciugato, ecco. E a parte questo, sì, nel senso che nella mia tavola per il progetto Come vite distanti, che è un fumetto che abbiamo fatto per aiutare la ricerca per il Covid, per lo Spallanzani, in una delle vignette ci ho messo il manuale di D&D con una miniaturona di Xanatar. E no, basta, insomma, questo è qua. Quindi, insomma, ho cercato di inserire queste cose nella tavola. Progetti futuri. No, in realtà ho deciso che vivo la giornata. E quindi... Così. No, vabbè, in realtà sto a breve, ma neanche troppissimo. Però uscirà il fumetto di Zombicide, quello della Camon, che ha appena finito un Kickstarter molto di successo, in cui ci sta una mia storia breve di 8 pagine scritta da Luca Enoch, e poi sto facendo altre cose di cui però al momento non posso dire, diciamo, però riguarda sempre giochi e giochi da tavolo. Tanto mi sembra, vai, Dario, perdono. Allora, a me è successo, ovviamente ho una casistica più limitata perché appunto gioco di ruolo da meno tempo. Mi è successo la maggior parte delle volte il contrario, ovvero di mettere nelle mie campagne quelle che scrivo, quindi principalmente questa di Cthulhu e anche una campagna di D&D che sto scrivendo, di metterci dei personaggi o delle cose simili a delle cose che ho scritto. Dario, una domanda, scusa, tu che sei uno sceneggiatore, uno scrittore, comunque di professione, quando scrivi una campagna, in questo caso o quella di Cthulhu, dei supereroi, la chiamo così per capire, o di D&D, come ti approcci? Allora, campagna? Cioè scrivi un po', come dicevo prima io, dei punti dove dici, non so, no, ambientazione, no, cose così, oppure scrivi a mo' di racconto? No, allora, io scrivo tanto, innanzitutto, ma non lo faccio solo perché sono un master più inesperto, ma anche perché mi piace scrivere, mi piace proprio articolare la storia. Dividi in capitoli, dai titoli ai capitoli, quindi... Divido in capitoli le campagne, a cui ogni capitolo dà un titolo, e per dirti, quando scrivo un PNG, più che tirarne le statistiche o cose così, scrivo uno specchietto che sono le informazioni che ha quel PNG. Quindi tutti i dialoghi che tu puoi avere con quel PNG, più o meno c'è una mappa delle informazioni che lui ha. Poi per il resto in realtà il lavoro che faccio è molto simile a quello che faccio per i fumetti. Cioè ho in mente un arco narrativo ampio con un inizio e un finale e un colpo di scena, diciamo, più o meno grande. E poi mano a mano lo divido in capitoli e poi lavoro sui singoli capitoli. Però una cosa che faccio molto, visto che sono custom, è che... aspetto che i giocatori mi diano i loro personaggi con i loro background e cerco di integrare i loro background quanto più possibile nella trama per fare in modo che gli eventi della storia li coinvolgano da un punto di vista personale. Io penso che questa sia una cosa importantissima a prescindere dal gioco, perché personalmente quando trovo un personaggio così in una campagna in cui non vedo il motivo per cui io dovrei proseguire e insomma... Soprattutto in Cthulhu, perché... In Cthulhu ti trovi davanti a degli scenari agghiaccianti e in un ruolo coerente, perché quella persona dovrebbe andare incontro a un pericolo così manifesto se non c'è un motivo personale forte. E quindi questo è l'Olivetti di Riccardo Totti. Sì. Quindi questo è come lavoro io, anche perché io quando gioco di ruolo gioco amando il ruolo. Infatti una battuta che faccio sempre, che però non è una battuta, la faccio spesso a Lorenzo Magalotti che ci mastera la campagna di D&D. Io ci sono due cose che non sopporto di D&D e sono i dungeon e i draghi. Non mi piacciono quelle parti in cui, a meno che non si è creata una bella dinamica nel party, non fai altro che tirare dadi, pensare a statistiche, a speccarti il personaggio. A me piace ruolare, quindi mi piacciono le città, mi piacciono i pub, mi piacciono
gli NPC, mi piace creare delle queste cose. Per esempio, io l'ultima volta, la settimana scorsa, ho giocato una sessione appunto con un gruppo, quello che vi dicevo, dei cavalli, e ho provato i ragazzi del flagello di Fafnir. I ragazzi del flagello di Fafnir. E per esempio gli sto facendo fare una piccola avventura filler, perché dobbiamo iniziare il furto dei dragoni, ma per una cosa o un'altra non ci siamo sempre tutti, quindi stiamo facendo un'avventura filler. E questa avventura si chiama Il Festival della Crostatona, ed è letteralmente, semplicemente, un festival di Halfling e Gnomi che fanno le cose di una fiera dei paesi. Ovviamente non l'ho scritta io questa, l'ho trovata, è una di quelle rilasciate da Wizard in questi giorni di quarantena, io l'ho trovata bellissima, quindi non vi spoilerò niente, però è molto molto bella. Ma figo! Sì, in inglese è Padding Fairy, però visto che questo padding lo descrivono come una crostata di frutta, io l'ho chiamato Festival della Crostata. Secondo me, cioè, sentendo un po' di cose, perché sono cose che sto scoprendo anch'io, non ho mai avuto modo di giocare ad esempio con Dario come master, secondo me Dario tu dovessi provare giochi narrativi, secondo me ti potrebbe far impazzire Seven Seas o Vampiri. Ma io infatti, ti posso se ricordi, una volta ti avevo scritto per chiederti delle cose di Seven Seas e non ti ho risposto. Era... quella volta però mi hai risposto. Proprio perché mi interessava quel sistema di gioco lì, e una volta di recente avevo fatto un post, perché la cosa che vorrei fare adesso, quando li farò finire con la campagna legata a Swamp Thing, all'universo Dark DC, è usare il regolamento di Seven Seas per fargli fare una campagna di Suicide Squad. Che figo. Non male come idea, non male, come potrebbe funzionare. Però mi hanno parlato molto bene anche di This Is Not The End. Quello lì è super narrativo e veramente super, super facile, cioè ha una preparazione bassissima, il giocatore per fare la scheda ci mette pochissimo. Fondamentalmente come funziona? È un diagramma a esagoni, se non mi ricordo, bene, tu metti l'archetipo nel mezzo, quindi non so, può essere cacciatore di taglie o arciere, qualcosa del genere, poi gli metti dei tratti, e poi delle abilità che devono essere, tre tratti e quattro abilità che devono essere legati, possono essere legati ai tratti. E come funziona la prova? Quando tu fai una prova puoi scegliere che sia facile, medio, difficile, 3, 4, non mi sentite? Io lo sento. Però noi vi sentiamo. E noi sentiamo. Non ci sono staccate le casse a noi, tranquilli. Ok. In poche parole, tu devi usare un sacchetto per tirar fuori il metti tanti tasselli bianchi quando sono i tratti, l'archetipo, l'abilità che usi, tanti tasselli neri quanto ti dice il master in base alla difficoltà della prova, ed estrai ogni tassello bianco che è uscito, è un successo nella prova, e poi la prova ha successo, e puoi estrarre anche altri bianchi per avere più successo ancora di più, e ogni tassello nero che estrai invece è una complicazione che avviene durante l'attuazione. Ad esempio, c'è l'esempio sul manuale di gioco che se sei arciere tiri, vuoi colpire una guardia per ucciderla silenziosamente, tiri fuori quello bianco, ha successo l'azione, tiri fuori anche quello nero, ti si rompe la corda dell'arco. È molto molto bello il coli, è semplice, veloce, e puoi giocarci qualsiasi tipologia di gioco. Rispondo veloce Dicevo che in live si gioca bene, nel senso, perché comunque non essendoci il dado, ma l'estrazione come la puoi gestire magari a distanza? Non ho capito che cosa, scusami. Dicevo, essendoci non c'è il dado, ma c'è tipo l'estrazione di questi token, mi sembra di aver capito. Ma guarda, allora, i sacchetti, vediamo se ce l'ho qua. No, ma dico a distanza, se noi volessimo fare live. Su Discord c'è il bot. Ok. C'è il bot. Hanno fatto anche i ragazzi di Not The End sul sito, puoi tirarlo, oppure... semplicemente prendi, guardi, ad esempio uso questi qua solo perché così uso un sacchetto più piccolo, sono i piccoli token, quelli della Chessex, bianchi e neri, se no ci sono gli esagoni, col gioco escono proprio gli esagoni, li metti in un sacchetto e lo fai vedere, è molto semplice, un bel gioco, veramente un bel gioco, poi italiano ragazzi, quindi veramente Claudio Pustolino ha fatto una figata di gioco, edito da Fumble GDR, state su Fumble GDR e lo trovate, veramente fino. Rispondo al volo a due domande, perché uno mi ha chiesto: Dario, come ti sei sentito quando Crosciro ti ha mozzato il braccio di netto? In realtà molto felice come giocatore, perché questi momenti assurdi, folli e così, sono proprio una pera per chi come me gli piace ruolare e cose così, perché ti danno dei kick nel personaggio che ti creano dei leitmotiv andando avanti. E, mentre invece Samu proprio, credo, mi ha scritto come si diventa sceneggiatore. La risposta è non lo so, no, nel senso... sceneggiatore di fumetti, io c'è un test, no?
fatto un percorso sì, un po' anomalo perché non ho studiato, non ho fatto scuole, quindi ci sono andato per cazzate e cose riuscite. E io sono diventato sceneggiatore perché ho sceneggiato un fumetto, nel senso volevo fare un fumetto. Ho incontrato appunto Lorenzo Magalotti, con cui abbiamo esordito insieme con Walter Dice, anche lui voleva fare un fumetto. Nessuno aveva un motivo pubblico. Ma è incastrato poi, io uno ne volevo fare. Nessuno dei due aveva un motivo vero per credere nel lavoro dell'altro, se non buoni propositi. E poi l'abbiamo fatto a prescindere dal fatto che ci fosse uno sbocco, tant'è vero che l'abbiamo messo semplicemente online. E da lì in realtà le cose si hanno preso abbastanza in maniera naturale, poi ovviamente devi gestire la cosa man mano che vai avanti, cercando di lavorare bene con tutti e coltivarti bene dei contatti e proporre dei progetti mirati, cosa in cui io sono una pippa, perché scrivo sul cazzo che ti pare, che non è la roba. e niente, e, però quando dicono, e tante interviste trovi fumettisti e sceneggiatori che dicono l'unico modo per fare i fumetti è fare un fumetto, è tanto faticoso e fastidioso da sentire quanto vero. Ma vale anche per i disegnatori poi, non è che... No, infatti. Diciamo che gli sceneggiatori hanno un problema in più. È che un disegnatore fa delle tavole, fa delle tavole di prova e quelle parlano da sole quando le porti a un editore. Lo sceneggiatore, anche a parte che è più noioso leggere la sceneggiatura che guardare delle tavole, ma un po' anche per una questione tempistica, un editore si rompe le palle a mettersi a leggere i proposal, invece vederli già realizzati è più facile. E l'autoproduzione forse è uno dei percorsi migliori magari per farsi conoscere in giro e per arrivare anche da un editore con qualcosa alle spalle, no? Perché quando tu ti proponi a un editore e non sei nessuno è sempre un po' più complicato farti valere in qualche maniera. Se già arrivi con un'autoproduzione che ci ha avuto un seguito, qualcosa online, la strada è un po' più spianata. Anche perché molto spesso gli editori quello che vogliono sapere da te non è solo se tu sei bravo, se hai fatto qualcosa di valido in stile con quello che a loro può interessare, ma anche proprio per come funziona certe volte il mercato e i disastri che possono accadere, vogliono sapere se tu sei in grado di portare a compimento un progetto. E se tu hai portato a compimento un progetto senza nessuna prospettiva vera, cioè solo perché lo volevi fare, l'editore è più propenso ad affidarti un mandato editoriale e affidarti una responsabilità poi. Sì, cioè un discorso di professionalità. Io mi ricordo che quando stavo a scuola comics venne Dave Gibbons, disegnatore di Watchmen, che vabbè, ora non so quanto vale, ma... furono, non lui, intendo quello che sto per dire, furono delle cose che mi ricordo ancora oggi, ovvero se uno vuole fare il fumettista deve avere due fra le tre caratteristiche che andiamo ad elencare, ovvero o devi essere bravissimo e professionalissimo, o bravissimo e... Aspetta, non mi ricordo qual era la... Era bravissimo e simpatico, cioè tipo, che è piacevole lavorare con te. Ti sto per rovinare un mito, lo dice Gaiman. L'ha copiata o qualcuno uno l'ha copiata all'altro perché deve essere è la legge del freelance, due mostri sacri comunque. È la legge del freelance, deve essere o bravo o simpatico o puntuale, puoi essere due di queste tre cose, però ho detto non una sola. Io non sono simpatico, però sei bravo e puntuale magari. Sì, comunque è una di queste cose, esatto. Scusate, ho provato a raccontare una citazione ma non me la ricordavo. Poi ti ha toccato la spalla e ti ha infuso la... Sì, okay. C'è una domanda interessante sul ruolo. Metto le mani avanti perché potrebbe essere fraintendibile la domanda. Ma quando parlate di giocare un personaggio femminile stereotipato, di che stereotipi parlate? Gli uomini che giocano delle donne come stereotipano il tutto? Scusatemi, ma non riesco a immaginare quali siano. No, è una domanda. È una domanda bellissima. Allora, innanzitutto ci sono due modi per ruolare un personaggio femminile. Uno, senza dargli voce e movenze, ma molto spesso viene giocato un personaggio che utilizza la sua femminilità, ovvero fondamentalmente mostrando il seno, le tette o cose del genere, per passare più facilmente dei tiri di carisma, di persuasione, e viene giocato spesso da maschi, non per fare il maschio alfa che stereotipizza la donna, ma perché ragiona da uomo, quindi non riesce a capire la sensibilità di una donna, non riesce a capire come potrebbe comportarsi una donna. E a me è capitato di giocarlo in una campagna dove c'erano solo uomini, e mi ricordo che scrivevo ai miei personaggi, a tutte le giocatrici che conosco, senti, ma
come ci si comporta in questa maniera qua? Come ci si comporta? Cioè, se viene è il classico bruto che sei in taverna, ti dà una manata sul culo e tu ti giri e ti dai un cazzotto, nel senso, o il classico gioco GDR, parte la rissa. Stessa identica cosa con una donna, però se giochi un personaggio femminile che magari ha determinate stat, magari sei una gnomo o cose del genere, tu puoi fare la voce grossa, ma devi avere il sostegno dopo del tuo party, a meno che appunto di non far di stare al gioco per ricevere delle informazioni e cose del genere. Cosa intendo come stereotipo? Cercare di essere femminili. Un maschio che cerca di essere femminile è molto difficile, specialmente se lo si conosce da tanti anni, si sa che questo qua magari è un mega rugbista che si ammazza di birre ed è un tomboy de femme, è un casino da immedesimarsi. Tu invece entri nella mentalità femminile, ti informi, vedi di reagire come potrebbe reagire un personaggio femminile, forte, debole, non è importante questo qua, cioè, ma con una mentalità femminile è diverso, è veramente interessante. Guardiamo il personaggio di Andrea. Andrea è, per quanto abbia la barba e tutto quanto, un personaggio che comunque è una nana. È una nana che, a parte avere la voce grossa, è sempre stata molto femminile come personaggio. Cioè, non è mai stata una macchietta, chiamiamola così. Non è mai stata giocata in una maniera scherzosa come se fosse una macchietta, perché comunque aveva i suoi contatti, stava sempre molto vicino a Trinket. E sono cose che non sono facili da giocare, perché appunto possono essere fraintendibili. Intendo questo come stereotipo, come se tu giochi un'orca barbara. Chi ha visto l'anno scorso Drawings and Dragons, Krim, grazie, la mezz'orca di Denise. Se io avessi giocato una mezz'orca barbara, non avrei magari saputo gestirla come la gestiva Dany. Stessa identica cosa se magari gioco un orco barbaro incazzato, magari ho più facilità, tra virgolette, di giocarlo come rispetto a Denise. Ma questa è la cosa bella del GDR. Ricordatevi che si può giocare una qualsiasi campagna, sia nella maniera più seria possibile, sia nella maniera più cacciarona possibile, basta che al tavolo siano tutti quanti d'accordo, che non si offenda mai nessuno e che ci si diverta. Ecco, credete che Denise ruola molto bene anche i maschi. No, sì, ma io con Denise la ho nostra campagna di D&D fa un ranger maschio e io quando giochiamo me lo scordo che... Io tra l'altro a teatro, quando facevo teatro, ho fatto molto di questo personaggi maschili che femminili, tipo una volta ho fatto Pallottole su Broadway di Woody Allen e a teatro e io facevo uno degli scagnozzi di Chick e lì effettivamente ho dovuto tantissimo, avevo un regista molto bravo, faceva una fase coreografica molto, insomma, molto specifica prima. Però è una cosa anche di non quello che io pensavo che fosse un uomo, ma cercare di, adesso sembra una cosa strana, comunque di medesimarmi non solo a livello di quello che dicevo, se devo fare la voce grossa o meno, era anche, ho cominciato a camminare in una certa maniera e non cercavo tramite queste cose, magari anche fisiche, ovviamente perché il teatro è un po' diverso, perché fisicamente devi stare in un palco, quindi hai uno spazio da gestire, ma gestire anche il corpo. E appunto non è facile, però per esempio a me piace moltissimo fare quello. Cerco di non cadere nello stereotipo, come appunto un uomo può cadere nello stereotipo di faccio la femmina e allora faccio così, la faccio schizzinosa, oppure la faccio, non so, un po' impaurita, che cerca sempre di stare dietro quello un po' più grosso e per cercare di essere protetta, come io invece da donna penso che allora un uomo deve essere per forza, lo so, deve sempre voler spaccare qualcosa, oppure riparare delle robe o trattare male... toccarsi le palle di continuo, esatto, stare in continuazione, no, perché sono comunque delle persone, cioè ok, essere maschile, essere femminile sono diverse, tutto quello che c'è in mezzo, però i sentimenti li proviamo tutti, cioè nel senso quelle sono tutti diversamente, quindi, secondo me quella è la cosa principale che bisogna tenere a mente, cioè tutti proviamo paura, tutti proviamo piacere, tutti proviamo desiderio, proviamo irritazione, quindi diciamo quella è la base comune a qualunque essere umano. Ma infatti poi perdersi nel ruolo di un personaggio in realtà ti può far anche empatizzare tanto con cose molto diverse da te, con realtà di vita molto diverse dalle tue, anche se lo fai con cazzeggio, ecco, di te, perché poi uno se lì si diverte,
Io in un'altra campagna di D&D masterata sempre da Lorenzo faccio sto personaggio di un warlock tiefling gay. Però nel senso non è che fa cose da gay. No, è semplicemente che, una di quelle caratteristiche è... Siamo entrati con due barbari che ruolavano proprio i barbari che volevano entrare nel bordello, io li ho seguiti nel bordello, però... E stavo là, aspettavo. Ho chiesto dei ragazzi, ho chiesto il dottor Cavno. Tra l'altro questo secondo me si lega anche molto al discorso e alla grande polemica che c'è stata in queste ore, perché Dungeons and Dragons si apre a un background anche per i personaggi più cattivi e la gente ha detto no, adesso ci cambiano Dungeons and Dragons. Ragazzi, nessuno vi cambia Dungeons and Dragons, cioè non è che uno viene a casa vostra durante le vostre sessioni e vi dice no. Ma poi non hanno cambiato un cazzo, anche perché finché dici perché allora i drow non possono essere, non è necessario che i drow siano cattivi, quello ovviamente è un comunicato ufficiale, ma la verità è che nei tavoli da gioco privati, da gente si diverte e gioca, se io voglio fare un drow non cattivo lo faccio e basta. Poi voglio dire, gli orchi diversi... Riccardo una volta aveva drulato in una nostra campagna un drow ranger quando abbiamo fatto all'inizio di Curse of Strahd. Il cacciatore di sangue, com'era? Sta che facevi il personaggio di Bloodborne sostanzialmente. Sì, quella era una classe che aveva creato Matthew Mercer, mi sembra. Esatto. Che era proprio perfetta per essere giocata su, cioè perlomeno io ce l'avevo proprio su Curse of Strahd. Che poi voglio dire, cioè gli orchi diversi e più saggi così sono su Eberron da un bel po'. I personaggi e allo stesso modo, se vogliamo, i personaggi genderless, voglio dire, un forgiato di base non ha un genere. C'era già in Advanced D&D. Sì, cambiare sesso. Sì, quella fu un'altra grandissima polemica, è venuta fuori, mi sembra, un paio di anche lì un annetto fa. Oddio, sì. No, adesso vogliono fare gli elfi trans. No, ragazzi, è che poi vogliono, cioè il bello dei giochi di ruolo è che sono dei sistemi operativi in cui tutti possono scrivere il software per se stessi, ed è molto facile. È un sistema aperto. Cioè, voglio dire, esatto, cioè, non è che arriva Mercer e vi guarda male dalla finestra se vede fa la campagna razzista. Vabbè, quindi io veramente non ho capito. Purtroppo è una paura grossa che si incrocia con tante altre paure di chi fino a oggi comunque in un certo modo si è sempre visto, sempre solo rappresentato. Purtroppo è un discorso ampio, non lo voglio mettermela a fare perché è lungo. No, ma ci chiedono se cambiare gioco di ruolo ti aiuta a crescere come giocatore e Dungeon Master. Assolutamente sì. Io ho le zanzare in casa intanto. Perché altro ti aiuta a divertirti? Ma a parte Coli, ma ti aiuta a capire diversi sistemi. Fondamentalmente qualsiasi gioco si può giocare con qualsiasi sistema. Cioè, guarda, stavo parlando ieri, giusto, che D&D è un gioco di ruolo con cui iniziano moltissime persone perché è il più conosciuto, fondamentalmente, è anche quello che ha più investimenti di marketing, quello che vengono fatte più campagne, però a livello mondiale, ragazzi... Comunque se i dati di vendita di un gioco come D&D c'è supero di gran lunga qualsiasi altro gioco. D&D è stato una delle cose più vendute su Amazon a Natale. Sì, ma considerate che D&D è fantasy, perché quando è stato scritto nel 1974, quando è uscito, era una mod di Chimail, un gioco di miniature medievale, hanno deciso di renderlo fantasy perché c'era stata una pubblicazione del Signore degli Anelli che era tornato in auge e aveva venduto robe folli, quindi ha detto ehi, facciamolo fantasy questo gioco qua, che seguiamo un pochettino, cioè saliamo sul carro del vincitore. Questo è fantasy. Se magari fosse stato il ciclo della fondazione di Asimo, magari D&D sarebbe fantasy, si chiamerebbe, non so, Starship and Alien, cazzo ne so. Tra l'altro la fondazione ha avuto un trailer in questo... La fondazione, esatto. Quindi c'è, è per quello, però DGDR, specialmente per chi magari non è molto avvezzo, ne esistono veramente di ogni tipo, di qualsiasi cosa, cioè dal fantasy al tolkieniano, all'horror, all'investigativo, al svolto negli anni Ottanta, al psichedelico, veramente al manga, allo stile anime, ai vichini. Scegli un genere probabilmente. Esatto, poi ci sono esperienze di ogni tipo, esatto. Senza dati, me ne è arrivato uno l'altro giorno in cui si simula un'astronave attraverso il, forse l'hai vista anche te, si simula un'astronave attraverso i vari, quindi ognuno, uno fa il capitano, uno fa il, che ne so, il primo ufficiale, uno fa il pilota, uno fa l'ufficiale scientifico, ognuno ha le sue
catene di comando rispettive e devi riuscire a gestire la cosa e portare avanti una missione per portare avanti l'umanità. Cioè, magari ci sono quei giochi, ecco, dove magari più è scarno il regolamento e più effettivamente ti aiutano a crescere come master, no? Ma guarda, cioè, allora, meno lasci ai dadi la scelta e più sei costretto dal regolamento e se devi interpretarla, forse alla più ti sblocchi a livello di master, non lo so. Cioè, tipo che a Sinerebbe che si giocava con i tarocchi e andavano interpretati, quella è una cosa molto ma più... Ma pensa anche, Riccardo, una differenza tra OSE, ovvero diciamo Scatola Rossa, comunque Old School Essential, e D&D quinta edizione. Sono fondamentalmente OSE è il passato e D&D quinta edizione è il presente delle evoluzioni. Il sistema di base è lo stesso, però in OSE c'è una parte che ti dice in questo manuale sono state racchiuse tutte le vecchie regole del BX, riscritte in maniera più comprensibile, ma vedrai che ci sono dei buchi. È fatto apposta, perché quelle regole non c'erano, non abbiamo voluto riempirli noi, perché deve essere il master a riempirli con le proprie regole che ritiene più giuste, parlandone assieme ai giocatori. È molto più semplice di D&D quinta edizione, perché fondamentalmente la caratterizzazione del personaggio la fai con l'equipe, la fai con gli oggetti magici e via dicendo, sono tiri sotto le caratteristiche, tiri salvezze e tiri per colpire con i modificatori, basta. Le magie ti spiegano che cosa fare e non c'è nient'altro, c'è il regolamento, lo spieghi in 30 secondi. Però ci sono tanti buchi. Ad esempio, quando abbiamo fatto il torneo al Gallardo Torneo degli Amber, me le sono inventate totalmente, ma ed erano cose semplici. Le gare quando c'è un ragno voleva trasformarsi, sono tutte regole che non sono scritte, ma sono, cioè, che ci siamo inventati sia sul momento, sia magari dopo parlandone quando cambiare le personalità. Cioè, se lui faceva meno di 3 col dado, cambiava personalità. All'inizio con Trinket e Stuffington, ogni disparito doveva cambiare personalità. Abbiamo visto che quella regola non funzionava, perché Danny aveva fatto solo dispari, e abbiamo detto, sentite, intercambiatevi ogni volta che volete. Ed è bello provare queste regole qua assieme. È divertente, cioè, sbagliando si impara, veramente. Comunque prima chiedevano una domanda a me e Riccardo rispetto a Dario, ovvero come scrive le sceneggiature, e diceva di rispondere io e Riccardo perché se no non vale. Sto assist, sì. Io no, adesso la palla è incredibile. Mi tocca essere sincero, Dario è veramente un ottimo sceneggiatore. Onesto, io non ho una carriera lunghissima, saranno al massimo 15 anni e faccio questo lavoro, perciò con qualcuno ho lavorato. Dario è uno dei più bravi. Se non è pochissimo, 15 anni comunque, cioè io so non che c'ho... tu devi essere giovane, però c'è proprio, ci saranno 3 anni, cioè 15 anni. Accanto mio padre che sto lavoro lo fa da 50 anni. Vabbè, questo è il cacchio. Io c'ho una carriera. Dario è bravo davvero. C'è una carriera ancora più corta di quella di Riccardo, diciamo, Dario è quello con cui ho lavorato per l'80% dei fumetti che ho fatto, quindi chiaramente non faccio quel testo che potrebbe fare Riccardo o chiunque altro, però comunque mi trovo benissimo con lo sceneggiatore di Dario, perché tra l'altro è uno di quegli sceneggiatori che scrive avendo in mente il disegnatore con cui sta lavorando, e quindi ovviamente, essendo molto rodati noi due, lui sa perfettamente che cosa sottolinearmi nella sceneggiatura che mi serve per inquadrare bene la vignetta, la tavola, quindi io devo dire che è lo sceneggiatore con cui mi trovo meglio, sia a livello di come scrive le storie, sia a livello di storie, perché effettivamente ha una coscienza di come si struttura la narrazione che io trovo veramente molto molto matura e funzionale e bella. È bravo! Adesso per il resto è un coglione, eh? Sì, infatti sto per dire una coglionata, così adesso ripristiniamo questo piccolo momento dei commenti. Recupero un po' di domande su più in topic, se volete. Così. Una era se come abbiamo scelto i personaggi per Dragons and Dragons. La seconda, se abbiamo già in ponte una terza stagione. E la terza domanda è se invece vogliamo portare altri giochi, altri manuali e magari altre robe masterizzate da qualcun altro, sempre con lo stesso gruppo. Io non ho sentito la prima. La prima è come abbiamo scelto i personaggi. Come? Io per te male ho fatto così. Non è bene. Li avete tirati, vi ricordate? Abbiamo fatto la sessione tutti quanti assieme, dove abbiamo fatto tutti quanti i personaggi. Io stavo già facendo un chierico, ho fatto volentieri un altro chierico. Io con la sessione zero non c'ero. Non è vero. La prima stagione no. Ma la prima? Ma no, adesso, io pensavo già... No, no, no.
No, secondo io e lei siamo stati abbastanza non forzati, ma come si dice? Ispirati a fare questo Elfo Nannaro, perché appunto stando in quarantena insieme e non potendo avere troppe webcam sullo schermo, Roberto ci ha dato questa idea di fare un personaggio che si alterna. E Nicola ha detto fate l'Elfo Nannaro, quindi noi abbiamo tirato le stat e ce le siamo distribuite per... E ovviamente però una volta che è stato detto Elfo Nannaro è stato subito chiaro che avrebbe fatto il nano anche l'elfo. Sì, sì. Allora, io ho sempre voluto tra l'altro rullare un nano, non mi era ancora successo, quindi ho colto bam la palla. Io in realtà Andrea era un personaggio che volevo fare da un po' come caratterizzazione, era uscito fuori da un cazzeggio con Lorenzo, perché noi siamo coinquilini. E solo che all'inizio doveva essere un rogue, se non sbaglio, nano, che era stato assunto a causa della sua fotografia, cioè la costituzione altissima, veniva utilizzato per bonificare i dungeon, cioè invece di trovare le trappole tiravano Andrea nei dungeon e lei trova tutte le trappole passando, e quindi doveva essere tipo un sacco di cicatrici, un sacco... Ma è bellissimo! È bellissimo, Dario! Come le scimmie in Vietnam che le buttavano per i campi minati, veramente. Sì, 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 esatto. Madonna, ma che roba terribile, nel senso. Poi ho detto, se abbiamo già in programma una nuova sessione, ma intanto una nuova stagione, intanto finiamo questa, direi. Però l'idea sarebbe continuare, ovviamente. Sì, io devo dire, era la prima esperienza sia come gioco di ruolo live, sia come gioco di ruolo con voi. Mi sentivo molto in soggezione, appunto, perché voi eravate già in gruppo, io poi ho le mie fisime mentali, però mi sono trovato molto bene, devo dire, lo rifarei subito, anche con altre robe, tipo una roba, io sono mesi che voglio giocare a Cyberpunk e non trovo modo di giocare. Io voglio giocare a Brancalonia, invece. Anche? Brancalonia è proprio la merda mia. Basta che non mi fate giocare a vampiri. Allora domani campagna. Lo so, mi dispiace Nicola. Anzi, sono molto contento che lo editate voi, perché è uno dei giochi. Vorrei giocare Warhammer 40.000, però quanto mi è sempre giocato Cyberpunk, Warhammer 40.000, cioè, vedi Laura, tu quando vuoi giochiamo. lo so. Ma c'è un sacco di roba. Infatti io penso che mentre dopo la prima stagione quello che dicevamo sempre è proseguiremo se ci sarà seguito, se ci sarà entusiasmo nelle persone, direi che in realtà l'entusiasmo l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, infatti di questo vi ringraziamo sempre moltissimo. Paradossalmente adesso la più grossa discriminante per futuri progetti, e comunque ne parliamo spesso, vogliamo sempre fare cose, è il fatto che oggettivamente siamo tanti e tutti un po' difficili da organizzare, quindi c'è sempre una fase organizzativa un po' incasinata, ma io sono abbastanza fiducioso di questo. Sì, dai, troveremo una soluzione. Ho portato sfiga al progetto, ciao. Grazie. Tanto il problema adesso sarà che secondo me adesso, dopo che era partito un po', titubante, secondo me Daniele adesso non vorrà più smettere di giocare, credo. Intanto l'altro giorno... Vai. Qual è stata la sessione più divertente per i giocatori e per il master delle sei che abbiamo fatto? Ognuno dice la sua? Poi dice solidarietà a Nicola per l'ultima sessione, che stava per avere un ictus. Per me in questa stagione la quarta è stata, cioè, quella che ci ha fatto ridere di più per quello che è successo, ma l'ultima è stata quella che mi è piaciuta di più, la scorsa è stata proprio quella che l'ho sentita proprio bene. Anche da master concordo uguale anch'io, stessa identica cosa, quella della quarta mi ha fatto veramente ridere, l'avevo scritta così, però c'è nel senso... Sono morto dalle risate. Quella della scorsa settimana è bellissima da un punto di vista di master, perché proprio mi avete sorpreso e penso che sia la cosa più bella per un master. Mi sono messa alla prova improvvisando tutto, e soprattutto voi mi avete dato un sacco di spunti e mi davate retta in tutto quello che vi dicevo. È stata bellissima. Quindi la quarta per le risate, ma per a livello proprio di ruolo e di quello che è successo, l'ultima puntata. Dico la 4 perché vorrei votare pure io l'ultima, se non fosse che mi avete costretto a parlare qua 100 minuti per tutta la sessione, perciò no, la 4. La 4? Per me la quinta Eberron, per tutta la storia del forgiato, per come è venuto fuori, poi per veramente un...
una roba che si è accordata al volo, così come tante robe che sono accordate al volo in Dungeons & Dragons 2, perché proprio sono proprio goduta tanto, mi è piaciuta moltissimo come si è incastrata quella cosa, perché quindi per me quella sessione, sono uscito dalla sessione e normalmente sono sempre un po' agitato, come i bambini quando smettono di giocare, un po' agitati. Dopo questo non riuscivo a dormire da come ero hype, però anche la settima in effetti è stata una anche se mi ha messo nel panico per la questione del metagaming. Però e ancora non so come la risolverò per Luca. Avevo delle idee, però a questo punto devo un po' rivedere. Però sì, tra la quinta e la sette è una bella lotta, non saprei onestamente. Tra l'altro devo dire che in questo party siamo molto ben equilibrati dal punto di vista tra giocatori agenti e giocatori reagenti. Cioè nel senso, ci stanno quei giocatori che prendono molto molto l'iniziativa e che portano quindi avanti il gioco dicendo facciamo questo, facciamo quello, che c'hanno l'idea e cose così. E giocatori a che gli viene meglio reagire in una maniera divertente o interessante a quello che gli succede attorno, a un NPC, all'iniziativa di un altro giocatore, perché personalmente mi diverto di più a reagire alle cose e probabilmente questo è dovuto anche dal fatto dell'inesperienza, perché ovviamente tu più c'hai esperienza come giocatore di ruolo, più prendi anche l'iniziativa rispetto a come si deve muovere tutto il party. Ma poi questo penso dipenda pure dal fatto che comunque è una campagna che, essendo che va live, deve intrattenere, quindi insomma cerchiamo di non andare troppo fuori le tracce che vediamo che c'è il master, ecco. Cioè, sì, però insomma... Ma che cazzo dici? Era una provocazione. Una provocazione. Ma dai, che alla fine abbiamo fatto quello che volevi te, su, l'abbiamo soltanto infiocchettato, idiota. Ma è esploso un embolo. Sono postmoderni. Mentire sapendo di mentire, cioè fate cagare. Voi vi siete approfittati del fatto che sapete che non... che io non vi dico mai di no, e quindi c'è... Cioè, se ne no, perché è bello, cioè, perché devo limitare la creatività dei giocatori? È bellissimo, cioè, mi metto alla prova anch'io, cioè una figata, è molto bello, mi piace veramente, veramente molto. Poi con voi posso farlo, siete persone che conosco bene in real, siete tutti comunque in un certo senso dei creativi incredibili, cioè, anche tra i vostri lavori, tra i vostri interessi personali, perché dirvi di no? Cioè, logico, mi dici adesso uccido tutto quanto il party e faccio una macchina di ossa e budella. Oddio, no, direi di sì anche in quel caso lì, perché sarebbe una figata devastante. Però cioè, non ha senso dire di no. Cioè, nel GDR è meglio sempre mai dire di no. Magari si fa fare una prova con CD40, uno fa anche 20, ho fatto 20, ma è un tiro di abilità, modificatori, non è un critico. Altrimenti ottieni l'effetto che nei videogiochi avresti col muro invisibile. Che è sempre sì, esatto. Tutto. No, poi ragazzi, logico, è una campagna in streaming che ha una durata. Cioè, se noi decidiamo, ragazzi, iniziamo una campagna, per un anno ci teniamo liberi il lunedì, lo sai, vai avanti a profusione, perché logicamente di sessione in sessione io avrei voluto fare n.000 cose, cioè per me potremmo essere ancora dentro la rocca, cioè alla fine abbiamo fatto 7 sessioni, adesso è l'ottava. Il problema è che devi dare un inizio e una fine, quindi logico che alcune volte vi davo delle spintarelle, ma è normale perché avevamo un inizio appunto e sapevamo che doveva durare 8 puntate, quindi bisogna certo chiudere gli archi narrativi, bisogna vedere anche cosa vogliono fare i giocatori. Voi siete giocatori estremamente imprevedibili, che è molto bello, però non è, cioè, avere dei giocatori come voi alle prime armi, se io fossi un master alle prime armi avrei fatto scena muta molte volte, perché dicevo, oddio, adesso però, no, aspetta, se non fanno Link, cosa fanno? Cioè, quindi bisogna anche sempre sapere con chi si sta giocando, poi vabbè, mi conoscete, sapete come sono, sapete che mi piace quando esagerate, quindi fa... E poi diciamo che dal conto tuo ha anche pesato un'esperienza veramente ampia e capacità di improvvisazione, cioè, nel senso, non è che queste cose nascono proprio così solo perché ti piace chiacchierare. Chiaro che per te è una bella sfida, ma è una sfida che raccogli con la capacità di poterlo fare, chiaro? Esatto. Come esatto? Dal punto non ha sentito nulla, sta rispondendo no, infatti, in chat. No, infatti, anche se... Non c'è in chat, giusto. Io penso sia proprio il punto di forza questo, perché cioè questo qua che dici te di dire sempre di sì, che il fatto che sia imprevedibile, perché appunto stiamo riuscendo a dare un... Che stai facendo, Dario?
No, ripetevo Nicola De Gobbis e Zoccola, scusa. Ah, ok, sì, sì. No, no, andate avanti, andate avanti. Cioè, grazie a questa cosa riusciamo a creare un prodotto che secondo me diverte molto. Cioè, io mi diverto molto e mi sembra di vedere anche in chat, vi state divertendo molto anche voi, quindi cioè, non voglio essere presuntuoso, però mi sembra che stiamo avendo questo riscontro di cui sono molto, molto contento e penso che questo derivi dal fatto di come stiamo rollando e come Nicola, cioè non tanto magari da la storia in sé per sé, ma da come riusciamo ad affrontare le situazioni in maniera così divertente. Sì. Anche perché questo comunque, Nicola, una cosa che secondo me ha introdotto bene anche i sondaggi. Tutto quello che mi ha sorpreso la risposta della partecipazione della gente, mi ha sorpreso. Sì, veramente pazzesco. Molto, molto bello. Appunto, già basta vedere solo i sondaggi a quanta gente risponde. Infatti. È veramente pazzesco. Cioè, una partecipazione attiva di tutti quelli che ci guardano e un minimo fanno la storia anche con noi. Quindi... Sì, facendo fare cose orribili a torti, tipo per la canesima. Vi ringraziamo pure per tutte le follow, cioè le iscrizioni, le visualizzazioni su YouTube, perché pure quello... Le fan art, i meme. I meme. C'era ma poi le fan art, tutte, quasi tutte su Andrea, che secondo me è diventata veramente la regina delle fan art. MVP, Andrea. Sì, fantastico. Ah, è bello vedere tutta questa passione appunto di gente che si mette fisicamente a creare il meme o a fare la fan art, cioè vuol dire che però, c'è una bella spinta. Posso dire una cosa a proposito di questo? Ci sta la ragazza di Riccardo Torti, sì, che è anche una mia cara amica, un'amica di Lorenzo, di tutti praticamente. E, detta così è brutta. Sì, lo so, ma era voluto. Salutiamo Marilisa, l'amica di tutti. E, ti salutano, Mari. Che quando mi sono messo, ho detto che me volevo mettere la parrucca per fare cose, in realtà... ha insistito molto con Riccardo a ciò che si mettesse un cappuccio e le orecchie da elfo, ma Riccardo, fashion victim, non ha voluto. Il personaggio non ce le ha. Solo però il berrettino quello. Sì, il berrettino di Lirrighi è tornato. Grande ritorno. Quando Riccardo ha il cappello di Lirrighi è top. Il top dei top topper. Io non mi vergogno a mettermi la roba addosso, perché io quando ero giovine mi spaccavo di GDR live. Davvero, Riccardo? Madonna. Facevi l'arte? Sai, è un sogno mio della vita. Ma sai che non lo sapevo assolutamente? Racconta. Qui a Roma, vicino a Roma, a Ostia, c'è una pineta. Adesso non ce le fanno, mi sa che non ce le fanno più, però quando... avevo 20 anni, era il punto di ritrovo. Tutte le domeniche trovai un'associazione che faceva GDR live. Ma che figata! E costruivamo armature, armi lattice, no, eravamo proprio infognati brutto. Ma fantasy, sempre fantasy, Ricky? Sempre fantasy. Hai mai fatto la battaglia di Villages? Calcola le persone con cui giocavo io quando eravamo giovani, poi ho smesso, sono quelli che poi hanno fondato Villages. Minchia, sai che io non ho mai giocato l'ARP, a dire la verità. Villages deve essere tanta roba, io non ci sono mai andato. Io ne ho fatti solo due di l'ARP, uno di Sine Requie qualche anno fa alla Rock Implacabile, questa piccola con che viene fatta in Piemonte, la sera c'era, durava sabato e domenica, la sera tra sabato e domenica c'era questo l'ARP, mi sono divertito molto, ma non sapevo cosa fare, cioè tipo c'era il Rosso che faceva un frate, andavo lì e facevo: Andre, che cazzo devo fare? Figliolo, perché mi chiami Andre? Dice, ma no, ma che cazzo sta succedendo? Cioè, oh, Claudio. Per metodo. Cioè, ma perché proprio non sapevo come si facesse. Poi ne ho fatto un altro di vampiri. Dopo la Modena dell'anno scorso, ed ero massacrato dalla stanchezza, quindi non capivo un cazzo. E vado sempre, però, tutti gli anni alla festa dell'unicorno, che è un po' il ritrovo dei vari LARPer italiani. E ci sono mai... questi proprio che vivono come in questi accampamenti. Sembra molto, fa un caldo allucinante, quindi quando vedo i vichinghi con le pellicce addosso muoio per loro, io sudo come una merda, un caldo allucinante. Però non, veramente non sarà che mi piace talmente tanto il gioco di ruolo da tavolo, dove c'è, racconti questa storia, dove c'è questo master che racconta la storia, vedi le reazioni degli amici, ti sfondi di birrette, di cazzate, c'è proprio come momento di socialità, che non so, forse anche grazie a Dio non ho il tempo per seguire l'arco, perché al mancare square, cioè... Però non ho mai fatto l'arco di magari 2 o 3 giorni o qualcosa di fantasy, o proprio costruito un'armatura. Mi è sempre interessato, però penso che sia molto dispendioso a livello di tempo, proprio, non, oltre che economico, che mi sa che costa un tuono e mezzo.
Sì, anche io farei anche fatica forse a entrare un po' nell'ambientazione, lo ammetto, cioè mi sentirei non riuscivo, ci vuole, ci vuole una bella abitudine per fare. Cioè, invece io dire che quando lo facevo io erano principalmente botte da orbi. Tuttora è così, eh? Spade di gomma. E poi ogni tanto un pochino di gioco di ruolo. Riccardo, io c'ho la domanda botte. Però. Ma di questo periodo di quando facevi l'ARP, ci sono delle foto? Si sì, io temo che se uno è bravo su Facebook trova pure qualcosa. Però io ci sono tutti dei cari amici di Riccardo in chat perché riconosco i nickname. Forse però no, loro non eravamo ancora amici con quelle persone, mi dispiace. Non è da loro che potrei attingere delle informazioni e delle foto, però se vuoi in privato poi te le mando. Dai, ti prego. Così quando fa fredda la notte, per i giorni di pioggia. Sì. Quindi la prossima missione è cercare foto 2 vestito da live, dall'ARP, perfetto. Mamma mia, questa è la prima cosa che faccio appena dopo metto lì a cercare le foto e posto ovunque. Avevi gli occhiali, Ricky, ti prego, dimmi che facevi l'ARP. No, quando giocavo non me li coglievo gli occhiali. Ne vedevi un cazzo. Quindi stavi così. Infatti da un sacco di mazzate in faccia alla gente senza volere. Coglio. Vabbè, se ci giocavo io a rugby senza lente a contatto, poi giocate all'ARP senza occhiali. Forza Andrei che l'ha presa sul serio. Sì. Andiamo Forza Andrei. Provare dell'ARP non l'ho mai fatto. Quindi tanto ci sono vari appelli affinché comunque Andrea saluti le bimbe, che sono delle cose più belle che sono nate. La porta di Andrea mi spacca, ragazzi. Faccio un grandissimo saluto alle bimbe belle di casa. E, però posso dire che io durante le giocate non guardo mai la chat, perché cioè io riesco a fare una cosa per volta forse. In the zone. E ogni tanto mi scrive, se serve qualcosa, mi scrive o Denise o Lorenzo o Riccardo, mi scrivono delle cose, e a un certo punto vedo che mi arriva un messaggio, non mi ricordo se di Denise o Lorenzo, con un link a una pagina Instagram che era le bimbe di Andrea. Ma che ti ha detto? Molto strano. E ho riso molto anch'io quando me l'hai girata, Dario, quando l'hai girata sulla chat, avete girato sulla chat, ho pensato, va bene. Cioè, Andrea è arrivata, cioè nel senso... Ormai Andrea è un personaggio canon per quanto mi riguarda, di Dungeons and Dragons. Siamo manuali. La tua pagina ha 117 follower, le bimbe. Lascia fare, cioè, nel senso, per me è... Ormai influencer. Sì, perché io la vedrei bene accanto alla Ferragni, Andrea. Ma io fa brutta figura, però. Certo. Beh, cavolo, una campagna in cui Andrea diventa influencer e deve essere protetta perché c'è tipo gli troppi haters e i nemici, non sarebbe male. Voglio dire grazie a Space Hill per aver detto che la casa dei Trinket è molto carina, grazie. Sarà per i gatti, che fanno sempre un po' di niente. Ce n'è uno, ecco. L'altra è a colorare. Poi ci chiedono anche appunto quali altri giochi Need Games potrebbero essere buoni per le nostre scorribande. È chiaro che Seven Seas... Seven Seas sarebbe un qualcosa di allucinante. Io vorrei vedere Daniele Bossari fare il pirata. Potrebbe essere molto divertente. A parte che Seven Seas non è il gioco di pirata. Io c'ho già il personaggio, No, Dario, no. E tanto lo mastro io, Nicola. Lorenzo lo conosce, il mio PG, si chiama Bruno, è un pony di terra intrattabile. Non so, guarda che io sto studiando, poi la facciamo la campagna. Vabbè ragazzi, io impazzisco. Io ha due zoccoli e si scopa tua madre. La voglio adesso. Bruno. Potrebbe essere la sessione quando ci incontriamo assieme. Guarda come soffre all'interno. Potrebbe essere... Nicola si è essiccato. Bruno potrebbe essere la roba che facciamo se ci troviamo tutti assieme. Allora, Nicola, tranquillo, tanto me lo mastro io, Bruno. Non c'è che sia un gioco suo. Sì, che... sì, facciamo come possiamo fare come quei punti sanità di Cthulhu, solo che ogni volta che succede qualcosa di carino perdo punti coatto e divento sempre più gentile con gli altri. Perché il marito del pone è tutto sul potere magico dell'amicizia, quindi insomma è una cosa abbastanza veloce. Io cambierei argomento perché la disapprovazione di Nicola
ha raggiunto ormai livelli altissimi. Il mio cutie mark sarà un cuore e uno zoccolo femmina. Che cazzo? Pensavo che una zoccola. Riccardo, dimmi. Potresti dire qualcosa, però. Ti stai dicendo da solo, No. Ora ti fa causa, come domani ti arriva da Need Games una causa questo qua, ufficiale. Questo qua è quello che hai detto, il grande sceneggiatore. Un cuore, chiudi perché ha un cuore e un zoccolo femmina. Però, ha detto anche pessima persona, però. Ma no, ma ci sta le sceneggiature di Dario, c'è sta il personaggio lì, fa un po' quel cazzo che vuoi, disegna quel cazzo che vuoi, che manda a culo quell'altro e odia tutti. E sti cazzi. No, quello so io. Appunto. Una topografia. Pensa che bello, un fumetto che si chiama Dario. E basta. Fine. No, però è Dario. C'è la R gutturale. I mostri di Dario. Il resto, Furkas non aveva creato una nuova classe di D&D che era il coatto antico? No, era l'allineamento che era caotico coatto. Ah, caotico coatto. È bello il caotico coatto. Mamma mia, la monnezza che ho fatto. La monnezza che ho masterato. Madonna, Io il fumetto di Dario me lo immagino tipo la copertina di Black Sad del primo, col faccione di Dario, col sigaro che ti guarda malissimo. Ho scritto non comprate questo fumetto. Sì. Il fumetto che sicuramente non comprerà mia madre. ma tua madre sì, perché mi deve dei soldi, poi ci metti sotto. Sì. Bravo, bravo. Sempre in mezzo alle madri. Ma che cazzo? No, è una cosa sua. Non ho mai partecipato ai miei contest su mia madre. Ah. Sempre. Tua madre sempre. Adesso ha smesso quando mi sono tagliati i capelli. Cos'è che ha detto? Sembra quasi una persona normale, no? Cos'è che ha detto? Sì, ha detto adesso Nicola sembra una persona normale. Tanto sembra. Ricordiamo tutti i commenti di mia madre su Roberto Recchioni nella prima stagione. Madonna mia, top. Ma come si chiama Barbetta lì? Ma sta bene? La tua madre, io cercavo sempre di beccarla nei commenti, c'era la numero uno totale. Tra l'altro, in effetti devo dire che... Chiamava Peraspera nei commenti. Mi hai detto un paio di insulti prima sulla storia delle mamme che erano bellissime. No, basta, tendiamo un velo pietoso sulle mamme e su tutto quanto. Cioè, no, ma non in generale, erano creativi, erano belli. Okay, però, tra l'altro, se nei commenti qualcuno sa il nome della mamma di Riccardo, pregato di scriverla. Fa schimare. Ma perché? Sono anni che vuole scoprire il nome di mia madre e non ci riesce. La cosa che mi fa ridere è che... Ma perché tua madre sta in chat? No, quando stavamo a studio insieme. Vuole il nome dei real, per insultarla col suo nome. A me fa solo ridere che tu non me lo vuoi dire. E tra l'altro ci sta un mio collega di studio, Giorgio Spalletta, che lo salutiamo, persona inutile, che si è comprato l'edizione speciale di un volume disegnato dal padre di Riccardo. Nei contenuti extra di quel volume c'è una foto di sua madre che il padre di Riccardo ha usato come reference, con scritto un nome, e io pensavo finalmente di averlo scoperto, invece si scopre che è una specie di nomignolo e non è il vero nome della mamma di Riccardo. E c'è stata una cosa incredibile. C'è tutta una sottotrama nella nostra vita. Una volta durante una riunione di lavoro l'ho chiesto a Roberto Ricchioni, che mi ha detto no, non te la posso dire. Ma non lo sa. mia madre la chiamano... Aspetta, imitazione di Roberto Ricchioni. La chiamano tutti con un nome. Sì, è quello che so. Che qual è il nome? C'è il nome che la chiamano? Grazia. Io penso allora. Grazia. Ma il suo vero nome? È un altro. La sua carta d'identità è un altro. Sai che Riccardo, mia madre, si fa chiamare Francesca. Io ho sempre convinto che mia madre si chiamasse Francesca. Quando avevo tipo 16-17 anni, non so perché ho chiesto il passaporto a mia madre, tutto quanto, questo si chiamava Franca. E ho detto, mamma, che cazzo è Franca? Cioè, perché ti chiami Franca de Gobbis? Lei ha levato madre... tipo maschera. No, avesse no. Tipo un passato oscuro, un qualcosa. Infatti, no, mi faccia chiagare Franca e mi sono sempre fatto. Okay. Questo l'ha fatto anche la mia prozia di 95 anni. Cioè, lei voleva chiamarsi Gisella. Come voleva chiamarsi, scusami? Allora, in realtà i genitori volevano chiamarla Gisella, però... Gisella. Vabbè, ma si parla di un sacco di anni fa.
invece l'hanno chiamata, cioè lei l'anagrafe è Adalgisa, e quindi lei però per tutta la sua vita si è fatta chiamare Giselle. Adalgisa! Mia suocera da amabile. La partita di gomito, perché la odiano così tanto? In effetti suggeriscono che il vero nome della mamma di Riccardo potrebbe essere Alina. Io avrei detto Palla de Fuoco. La signora, signora de Fuoco per te. Beh, non sono questi aneddoti sempre interessanti. Ma ragazzi, mi dispiace che lunedì prossimo sia l'ultima sessione. Ma infatti io oggi ero tutto il giorno abbastanza moscio, onestamente, che no, vabbè, stasera finiamo. Ma che ho scritto un capolavoro, cioè mi ridevo come un imbecille da solo, che Silvia mi guardava e fa, ma se la fai? Scrivevo e ridevo. Scrivi perché sapevi che noi te l'avremmo smontato. No, e ti dico solo una cosa che ti riguarda, Snicky. Solo una cosa. Basta che non parlo milanese. No. Parli bresciano. No. Dai! E coi suoi figli gemelli, Albert e Rello. E te tagliavi da solo mentre scrivi questa cosa? Albert Rello. E comunque si chiamano Palla e Fogo. No, Albert e Rello. Sono due fratelli? Sì, esatto, sono gemelli. E la moglie ed è il tuo amante albero è Tronchi the Trees. E come si chiama Anna Valone? No. Ma mi faccio ridere tantissimo, Alberto. Ti vedo contento di te. Bravo. Mia moglie mi guardava e fa, ma sei ai 40 anni. Ma per il liquorino. Eccoci, ora comincio con il liquore. Ecco. La serata decolla. Si comincia, i miei tempi... Ma poi è bello Dario che fa, no, un'oretta, poi devo lavorare, così stanno a prendere il cuore. Sì, infatti io stavo quasi per chiudere, però si piglia il cuore. C'è Wade 235 che è la terza volta che scrive, Nick, ma un concerto di Lil Ricky nell'ultima sessione, rispondo io no. Grazie, lo stesso. Che potreste aprire gemelchi diversi, il gruppo spalla dei gemelchi diversi. Con lo spettacolino di stand-up prima dei concerti. Oh, in quella sessione abbiamo fatto un concertone dalla Madonna, eh? È stato fighissimo. Sì. Tutti quanti che sono. No, è stato. Beh, almeno a sto giro non ci siamo spogliati per davvero. Dai. Beh, uno, due, tre. No. Ma tra l'altro poi mi pare di aver capito che la questione capezzolo è soltanto femminile. Sì. No. Una volta era maschile. Era entrambi, adesso è diventato solo femminile. Però era quindi... il giseno portà. Non so se c'è scritto biancheria intima o no. Non deve so essere contestualizzato. Scopriamolo. Okay. Se tu stai in bikini al mare, puoi andare su Twitch. Se lo fai a casa. E se sono a casa, ma ipocrisia che non capirò mai. Sei un background screen con le Bahamas. Lorenzo, mettici le Bahamas. Esatto. Proviamo. E così sarebbe... io qua c'ho una palma. Sì, la palma. In effetti potrei mettermi un bikini io e a quel punto chiudere veramente Twitch nell'orrore, penso tipo sì. Cthulhu. Vabbè, però è chiudere penso no. Che ti riporterei io. Sì, lì appunto proprio c'è l'autoreport, penso. Sì. Insomma c'è l'algoritmo che esce via strappandosi gli occhi lì a quel punto. Vi prego fermatemi, ho bisogno di aiuto. Cioè, non state facendo domande in chat. Esatto, noi andiamo via adesso, ecco. Se non fate domande noi chittiamo. Vabbè, quando finiscono le domande andiamo tutti a lavorare. Siamo qua per leggere Batman. Ma ci dicono che una donna americana ha provato a mettere una piscina gonfiabile in casa per poter stare in costume, ma è stata bannata. Madonna, no, non ha funzionato. La piscina gonfiabile, quelle proprio da bambini, tecnicamente. Perché se lo contestualizzi, sì, tipo. Quando i maschi non potevano stare a torso nudo, potevi twitchare se stavi tipo in un idromassaggio. Sì, ma sarà più grave twitchare da un idromassaggio che al... Cioè, metti che fa un caldo bastardo, sei a petto nudo, se magari anche fisicato, cioè sti cazzi. Si sta arrabbiando, Cosa twitcho in un idromassaggio? Io ti sto soltanto facendo la cronaca. Vale la pressione, poi. Non ce l'avevo. Ma poi che vuol dire se uno è fisicato? Perché se uno è grasso... Sì, ok, ma se uno è grasso, cioè nel senso, perché devi stare a petto nudo? Io penso che uno stia a petto nudo per fare esibizionista, mi immagino. Magari uno è, cioè uno, la gente c'ha il fetish dei grassi, che problema comunque, fate?
È stata fatta la domanda più importante di tutti, eh? Cioè? Ci volete bene? Ci volete bene? Sì. 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 Certo, ah, sì. Sì. Vogliamo molto bene. Come voglio bene a mia madre. E poi ci spedite le magliette delle My Little Pony anche adesso. Sì, ecco, prendiamo, insomma, se volete farci dei regali, io la maglietta di My Little Pony la metto volentieri. Sì, 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 My Little Brony. Io non ci voglio giocare a My Little Pony, io voglio giocare a Seven Sea. Beh, ti ricordi? Possiamo unire le cose. Quando è uscito fuori, quando è uscito fuori Drawings and Dragons 2, che gioco ti ho proposto subito? E My Little Pony. Io ho detto, io volevo fare My Little Pony, ho detto giochiamo My Little Pony. Ho detto no. Facciamo dei mini gruppetti, diciamo sempre, siamo tanti, facciamo dei mini gruppetti. Ma non possiamo fare My Little Seven Seas. Ho fatto, per chi conosce gli anime, io impazzisco per Darling in the Franxx, avevo fatto la campagna Pony in the Franxx. Bello. Capolavoro totale. Certo. A me non è piaciuto, Nico, ti dico sta cosa. È vero, Seven Seas con cavallucci marini. Quella è una bella idea questa. No, ma Seven Seas è divertente perché è solo ruolo. È ruolo ed è divertentissimo per il master perché c'è un sacco di narrazione da parte dei giocatori. È veramente veramente bello, come, però è tutto un altro tipo di gioco. Tutto ci chiedono chi ci piacerebbe avere la prossima stagione al tavolo con noi. La mamma di Sicchio. Tra l'altro ha iniziato a giocare di ruolo vedi? A 64 anni. Non è mai troppo tardi. Sì, sì. Ma che top. Allora, mia madre è una vetero nerd. Nel senso che mia madre è una veterinaria nerd. Sì, bravo, esattamente. No, è una vecchia di merda, ma è nerd. E, è una vecchia di nerd. E, top. E niente. E lei è una Trekkie che andava ai raduni di Star Trek. Quando i raduni di Star Trek erano che dovevi lasciare il tuo numero di telefono di casa a una persona poco, poco chiara davanti all'università. Tutte queste cose, c'è anche una storia molto triste sul mio secondo e terzo nome dovuto a quante merda mia madre. Come ti chiami? E... subito, subito. Allora, i miei genitori mi hanno dato un secondo e un terzo nome, ok? Questo secondo e terzo nome in realtà sembrano due cose nobili. Il secondo e terzo nome sarebbero Elio e Tite, che sono una parola latina e una greca. E qui sembra solo che gli piacciano le lettere antiche, ma la verità è che tutto questo è per fare in modo che il mio nome con le dovute puntature venga fuori Dario e T, che per loro faceva molto ridere. Che fosse... Ma che bella cosa! È Tigre. Riccardo, io vedi, hanno avuto le... Dario e T... Ma è bellissimo. Che sfigato. No, è sfigato perché quando lo chiedi a mia madre, fai: ma perché, mamma? Perché? Lei dice: perché appena eri nato eri brutto in culo. No, no, la cosa non è migliorata. Però è bellissimo. Oh, Dio, bello. È bellissimo. No, cioè, non so se volevo sapere questa storia perché mi sto sentendo male. C'è una domanda interessante. Ci fanno visti buoni responsi. State pensando di fare eventualmente una riunione o comunque un progetto Kickstarter? Sì, riunione sicuro. Kickstarter non lo so, cioè, ne abbiamo parlato più di una volta. Sì, ogni tanto esce fuori il discorso. Facciamo Kickstarter, Però è più complicato di quello. Perché se lo fai, devi fare una roba bella. No, perché ma ce n'è tanto una roba bella. Il fatto che bisognerebbe fare qualcosa dove siamo tutti quanti fisicamente assieme. Che vuol dire spostare o tot persone da Milano a Roma o tot persone da Roma a Milano, perché alla fine. Questo qua lo spostamento logico. Faccio un esempio: se noi tu dici che non riusciremo a farla no, live, non è tanto quello. Se noi con il nuovo ufficio abbiamo finalmente questa sala streaming seria, allora dici: vabbè, ragazzi, sono 8 sessioni. Fai un calcolo proprio economico: quanto costa spostare 5 persone per 2 giorni, hotel o appartamenti, roba del genere, e si vede se è un risultato umano, si può anche pensare di investire magari anche in Mid Games come azienda o se trova uno sponsor. Se il risultato è tanto alto, sia un Kickstarter. Il punto cos'è? Che nei Kickstarter devi sempre fare degli stretch goal. Gli stretch goal apportano lavoro in più e soldi in più. Se tu sbagli un'analisi del Kickstarter, rischi di deludere dopo le aspettative. Quindi sì, è la cosa peggiore. Io,
cioè, esatto, quindi è un'idea. Perché qualcuno si aspetta qualcosa da noi. Beh, no, ti ricordi, Riccardo, cos'era? Tipo a Lucca, che ne parlavamo anche prima, ti ricordi che avevamo iniziato a parlare di eventualmente fare un Kickstarter per una stagione 2? Comunque noi, prima di tutto, ci siamo divertiti come dei pazzi a fare la prima stagione tutti quanti assieme giù a Roma. Era proprio bello, ci vedevamo lunedì pomeriggio, ce ne eravamo assieme, facevamo la sessione, poi andavamo alla civetta sul Comò fino alle 2 a ber birrette, a parlare con la gente. Era bello anche stare assieme. Sarebbe fighissimo. Riccardo si prendeva la tisana. No, una volta è stato poco bene, se no Riccardo si beveva anche lui le birrette. Però era un'altra cosa, era un'altra cosa, stare sempre un modo per vedersi, e era proprio bello. Addirittura un fumetto di Drawings and Dragons, dico. Sì. Quello è più facile. Deve essere uno stretch goal del Kickstarter, però effettivamente tutte queste problematiche dette da Nicola sono giuste. Cioè, sì, noi non siamo in grado di creare un Kickstarter con le nostre competenze. Magari. No, ma noi per dirti, non è tanto quello, noi saremmo anche in grado di creare un Kickstarter, Il punto è, se si tratta di poche migliaia di euro, non voglio fare il figo, però si parla di 8 persone che si muovono, pranzi, cene, gente, non è che parlo di 8.000 euro, però se non so, un ordine di grandezza magari intorno ai 2.000 euro per i biglietti del treno e altre cose, magari conviene. Io parlo anche da amministratore delegato di un'azienda, magari dico, sì, guarda, li metto come in It Games, che magari mi faccio pubblicità. Poi magari c'è, no ragazzi, costa molto di più, perché ci vogliono le camere professionali, troviamo magari uno sponsor, e fa perfetto, ora fa lo sponsor, così tutti quanti fanno quel cazzo che vogliamo. Cioè, è proprio da vedere, un discorso più complesso. Anche così, ok, non siamo stati live, non siamo stati dal vivo, abbiamo avuto dei problemi, però ci siamo divertiti come dei pazzi. Di brutto, cioè almeno io parlo per esperienza personale, mi sono proprio divertito. Cioè, alla fine siamo stati assieme tra una cosa e l'altra più di 2 mesi, quindi è stato veramente divertente. Sì, poi il tempo è volato. Sì. Comunque, poi ti dico, per finire di la domanda, sì, un fumetto di Drawings and Dragons, a me piacerebbe molto farlo per rispondere alla domanda, vediamo se si riesce, poi vai te, perché effettivamente... No, niente, solo che mi hanno fatto una domanda diretta. Quindi c'era chi era Arcon? Arcon the Stream che mi ha chiesto: ma perché ogni volta che parlo Nicola se ne va? È una presa di posizione? Sì, 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 sì. È misogino. No, è proprio gaslight. Mi ha chiesto quale mi piace di più, che mi è piaciuto di più giocare. E anche se Trinket mi sta piacendo molto, anche perché c'è questa dinamica appunto con lui, del dividere lo stesso corpo eccetera, sono molto 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 affezionata a Cream, intanto perché fisicamente è molto diversa da me, perché io sono, cioè, non arrivo neanche al 1,60 m, sono molto piccolina, quindi il fatto di interpretare una mezz'orca, insomma, bella piazzata eccetera, mi dà maniera di esercitare anche fisicamente quello che in realtà mi sento all'interno, cioè la cazzimma, esatto, cioè nel senso, io in realtà sono abbastanza poderosa, sì, non so come dire, però ecco, non sono poderosa, un fragile eccetera, quindi in realtà questa mia apparenza a volte mi dà fastidio, quindi Cream mi piace molto, ma soprattutto perché il signor Magalotto qua vicino mi ha addirittura fatto, non so se si vede, la miniatura di Cream. Qui c'è di favoreggiamento, E poi me l'ha anche colorata, però pitturata, sì. E quindi ecco, spero di aver risposto. Se non è amore questo, hai capito? Uno dei primi cuoricini, la miniatura del gioco di ruolo, ha detto: oh mio Dio, dici, non è facilissimo interpretare un personaggio con una fisicità molto diversa, ma secondo me più che la fisicità diversa è il carattere diverso, secondo me più complicato. Sì. Il carattere ti dà più da fare, sì. Ma secondo me so le cose più funzionali sono gli estremi, cioè o ruoli una cosa molto vicina a te, allora vai in RAM e cose così, oppure devi ruolare una cosa proprio tanto tanto diversa. Infatti per esempio io in Cthulhu, quello che faccio con te, faccio un personaggio che è abbastanza non infame, cioè non a livello di sneaky, gradevole. Sneaky è proprio il livello. Ma perché deve essere sempre il metro dell'infamità? Sneaky non mi pare che abbia fatto niente da infame fino adesso. Anzi,
Non lo so. Bravo Sbirri. Appunto, io faccio un personaggio che comunque è abbastanza opportunista e mi diverte molto farlo, perché appunto me la valvola di sfogo per una cosa di questo tipo. Ci chiedono la domanda, è Dario, quanto somiglia ad Andrea? Io quanto somiglio ad Andrea? Beh, diciamo che il senso dell'umorismo è quello, più o meno, diciamo. Anzi, forse il senso dell'umorismo può essere un pilino più politicamente scorretto. Diciamo che qualcuno che mi conosce e lavora nell'ambito dei fumetti dice: tu non puoi lavorare in America. E per il resto ha la barba, gli occhi piccoli e un affluente chioma bionda. Affluente chioma bionda, gli piacciono i maschioni? No, sono proprio io, so. Spiccicata. Effettivamente, spuma i sigari, a posto, so io, so. È vero, scusate. Sei cascato anche tu nel pitch, cioè, fa il personaggio uguale al giocatore. Dice che casco tutte le volte. Sì, ogni volta dico: oh, questa volta mi impegno per farlo molto diverso da come sono io. Tempo infatti, due giocate. Anch'io ma parto sempre da lì. Tortis sei proprio te. Sì, vabbè, sì, Tortis, sì. Era proprio. Sì, vabbè. Cioè, anch'io parlo sempre di Roberto, che è il bardo vecchio smemorato, che era un po'. Ah, è vero. Sì, è vero, quello mi ero impegnato a farlo. Però bardo vecchio giocate. Io parto sempre con l'idea, anch'io faccio un personaggio diverso, adesso poi faccio sempre gente, o gente estremamente grossa, estremamente diretta, o faccio appunto forgiati, robe strane. Io devo dire che in realtà tendo a ruolare roba abbastanza diversa da me. Vero, è vero. Soprattutto nei tavoli privati. Avevo fatto in una campagna, quella dove di Curse of Strahd, dove Riccardo faceva il draw di Bloodborne. Io facevo un barbaro, un bardo mezz'orco molto sensibile, chiamato Craig. Mi urge una rima. No, vero, si devo dire che Dario ne fa parecchi diversi. Sto so eclettico. Sì. Cioè, mentre Furcas era praticamente lui. Sì, perché era il mio primo personaggio, quindi mi ci volevo trovare più. Tutti gli altri che ha fatto sono sempre abbastanza particolari. Che io ho visto. Hai visto quasi tutti. Dicevo prima, per me cambiare personaggio, mi chiedevano, diventare robot, per me è stato molto divertente, è stato molto bello, è stato un pochino più nel panico invece di interpretare me stesso nel gioco, perché non so se interpretare il me stesso che magari si cagherebbe sotto all'interno di un mondo fantasy, o il me stesso direbbe cazzo che figata, sono tipo Ready Player One, quindi non so, onesta, ci devo un po' pensare ancora su come la voglio, su come la voglio svoltare alla fine sta storia. Che non è proprio facilissimo. Però sì, io anch'io faccio sempre questi personaggi. Anch'io in effetti ruolo roba molto diversa da me, perché ruolo sempre roba molto diretta, molto decisa, molto incazzosa. Invece non sono molto tranquillo, onestamente. Non è solo di quelle che va in ira e carica di solito. Invece va in ira e carico. Nel gioco di ruolo sì, c'ho la macro, c'ho il tastino. Io prima di passare la parola a Nicola sulla domanda di uno che chiede se ci sono consigli per masterare e gestire una campagna breve e che inizi con personaggi di livello alto, mi ricuso da questa cosa, perché io a quanto pare, soprattutto me lo dicono le persone che giocano le campagne scritte a me, non sono in grado di fare campagne brevi, perché durante la quarantena avevo fatto una campagna prequel della nostra campagna ambientata nell'universo DC, che era ambientata dentro l'Arkham Asylum di Gotham City, e avevo detto è una one shot, giocheremo massimo 2-3 volte, ne avevamo giocate 6, così come la campagna di Swamp Thing avevo detto vabbè saranno 13-15 giocate, alla 17ª giocata ho dichiarato che eravamo a metà campagna. Hai detto una one shot che durerà 2-3 giocate, la one shot è una giocata. Vabbè, non è vero, nessuno ha mai fatto una one shot di una giocata, non è vero. Sì, non esistono. Non esistono le one shot. One shot. Ma no. Nicola. Vai Nicola. Allora, campagne brevi, ultimamente mi stanno piacendo molto. Per brevi intendo sotto le 10, sotto le 10 sessioni. E il punto è che iniziare, quindi che durino, diciamo, 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Iniziare con PG di livello alto, allora innanzitutto di avere giocatori esperti che conoscono il gioco, perché sennò al 10° livello ti trovi tantissime skill o incantesimi o appunto tratti da dover applicare al momento giusto.
quindi sicuramente personaggi che scusami, giocatori che conoscono il gioco, che hanno esperienza col gioco, personaggi che si devono fare loro così nel processo di creazione possano prendere familiarità col personaggio. Eviterei le pregen perché è sempre un casino, e poi cioè, tarare bene l'avventura per personaggi di decimo livello, quindi se si è sempre giocato magari a campagne basse dove al massimo al quinto livello, una campagna di personaggi di decimo, cioè ci sono i mostri che picchiano come fabbri, piuttosto che hanno un sacco di inganni, piuttosto che hanno un sacco di minion, quindi sarei molto attenti a calibrare l'avventura e giocatori che sappiano che cosa stanno giocando, poi il resto è tutto ruolo, è come una campagna normalissima. Io volevo aggiungere solo una cosa. Masterizzare, non masterare, avete rotto le palle. Dipende, ma fai come fai il predicatore. Voglio fare il flame in chat, voglio fare il flame in chat. Dai. Vabbè, ma allora se parliamo di Cthulhu dovremmo dire custodire. No. Ecco, in effetti io non ho mai fatto il master. Arbitra, è vero. Io non ho mai fatto questo masterizzare un CD. Allora, vabbè, se vuoi usare una parola per di due cose. Perché quando abbiamo iniziato noi non c'erano i masterizzatori, questo è il punto. Uff. Cioè, quando abbiamo iniziato voi non ci stava manca la benzina. Esatto. Per vapore. No, dicevo, io non ho mai fatto il master, onestamente, in vita mia, una cosa tutte le volte dico, ah, questa volta ci provo, non l'ho mai fatto. Ancora un po', devo dire, mi mette ansia, non so perché non... Allora, io ho cominciato da poco, ho cominciato a dicembre a masterare e ho scoperto che mi piace molto di più che giocare, cioè che interpretare un personaggio, perché interpretare tutti gli NPC, improvvisare le situazioni, è una cosa che mi fa impazzire, mi piace tantissimo, cioè, proprio da neofita de master. Forse è la mia paura di ritrovarmi a utilizzare la materia narrativa, che magari non mi sento molto più, per lavoro scrivo, ma scrivo ciò che fanno gli altri, che detto così è bruttissimo, ma è la verità. Quindi un po' mi si è seccata la vena più creativa della scrittura. Dovrei un po' riprendere, che piacerebbe molto provarci. A me piace un botto masterizzare. Tanti ora ho ripreso pure a fare un gruppo di Cthulhu pure io. Che bello. Tra l'altro posso dire che Riccardo... Quanto mi piace masterizzare Cthulhu. Posso dire che Riccardo Torti è stato il mio primo masterizzatore? Mastor, Riccardo, ma tiragli un cazzotto, cioè, quando lo vedi, fai qualcosa. No, è grosso, è grosso. No, gli dirò un cazzotto. Per l'armatura più alta, Riccardo, mi ha detto sa cartoccia. Io posso pagare qualcuno per me. Ma falla, ma ti do io i soldi, cioè, fallo, ti prego. Grano, mi dai il grano? Sì. Però ce l'hai degli amici di Rossetti. Sì. Sì. Non so quanto costa, non lo informo. Se no fallo bere invece, che forse ti costa meno farlo picchiare. Guarda, dai, che carini amici miei che sono, io te dico che sono un bravo master. Visto, sì. Oh. Tra l'altro, a proposito del bere, lancio un contest per la community di cui non è felice Nicola. C'è una sessione l'ultima ora della sessione io ero sbronzo frascico e non stavo capendo niente. Indovinate qual è? Dove stai, verde? No, quella stavo male. Quella stavo male. Avevo provato un sigaro nuovo che mi aveva consigliato la tabaccaia qui sotto casa. Ti vuole bene? In shock nicotinico. E quindi c'avevo una nausea pazzesca. E quella era la sessione su Eberron. Stavo proprio malissimo. Non era quella dopo? Era quella su Eberron. C'avevi un occhio là. Mamma mia, se stavi male, Dario. Ti ricordi la foto, ragazzi, inizio sessione, fine sessione? Cosa abbiamo detto? Guardate, domani la posto. Domani faccio il post. Almeno due contoni in meno. Se avessimo messo il green screen, sarebbe sparita la faccia. Però c'è una sessione in particolare in cui l'ultima ora era proprio sbronzo fragile. Infatti, quando l'ho ricaricato, perché sono io che carico la roba su YouTube, l'ho ricaricata, l'ho rivista, ho fatto, ma dai, è successo questo. Ma che stavo scherzando? Grazie, Dario. Ragazzi, voi non fatelo, però, mi raccomando. No, ci dissociamo. Don't drink and dice. Del resto, Daniele all'ultima sessione all'inizio stava benissimo. A top. Ragazzi, gli aperitivi. Sprezzino? Cioè, io manderei al loop il momento in cui Daniele Bossari, nelle tenebre di casa sua, con gli occhiali da sole, inizia a ridere istericamente, facendo: non sto capendo un cazzo!
E Nicola che prova a mediare, bene. Ma no, ma nessuno sta correndo. Male, normale. Io cerco sempre di fare da facile, sono sempre quello più serio e calmo di tutti, e quindi cerco sempre. No, ma se ci pensi, io la parte che manderei in loop è quando ho bruciato la mano. Sì, sono libero. Ah, sì. Io lì ci sono rimasto malissimo. Eh sì. Ma tutti infatti. Però ci sono svariati loop belli da questa stagione. Io manderei in loop nella seconda sessione Roberto vestito, diciamo, con dei residui di materiale kinky che strilla pervertito. Intanto salutiamo, è arrivato un raid da Curo Lili che ci ha mandato 180 persone, non so quante sono. Grazie mille Curo. Grazie infinite. Curo è stata una grandissima giocatrice di ruolo. Ci ho giocato assieme a Cyberpunk. Lei è veramente una che c'è, ruola durissimo anche lei. Tanto è anche in Intel, se non sbaglio. Sì, in Intel. Intel, tra l'altro, è una roba enorme. Ci ho giocato i ragazzi, li conosco molto bene. Poi sono domani, non mi ricordo se domani o mercoledì vado a pranzo con Simo e Matt, vado a trovare in ufficio nel nuovo studio. Cioè, che hanno fatto lo studio strafino. Grande, Sara, grande quello lì, rimiamo. E ho giocato con lei e c'era bellissimo, c'erano lei e Simone, che erano questi due corpi sintetici. Che condividevano questa stessa anima, quindi a volte era un maschio, a volte era una femmina, era un personaggio profondissimo. Fighissimo. Oh, è stata la finale a Lucca dove è successo un disastro fuori da ogni grazia divina e siamo pisciati alla sole rigate. È stata una grandissima campagna con loro di Cyberpunk, bellissimo, mi sono divertito come un porco. L'avevamo fatta sul Twitch di Lucca Comics. Tanto devo dire, ci lavoro per altre per Autovis, per la televisione, Curo anche grandissima professionista, devo dire, in televisione. Cioè, la scelta io per Autovis Sport è stata una scelta molto felice, lo dico senza, veramente, non per piaggeria, ma perché ci tengo. È la dimostrazione che spesso in televisione gli youtuber non funzionano, gli streamer sì. Dovevi andare a fare TV, cazzo. Te saresti un gancio in televisione, Beh, ieri ti abbiamo visto in radio ieri sera. Ah sì, mi sono divertito come un porcello. Mi sono veramente divertito come un pazzo, mi ha fatto piacere un sacco di amici, magari anche di conoscenti che non sento da un sacco di tempo, che mi ha scritto, dico, ci ho sentito su Radio DJ, è stato... Ma infatti io lo dico senza vergogna, sto lavorando ai fianchi il buon Bossari perché in qualche modo si riesca a fare uno spazio da Radio DJ un po' più nerd pop. Fisso, sarebbe una roba incredibile da fare un po' con un bel gruppetto. Amiche, ci divertiremo come dei pazzi. Tanto sì. Il problema è. Non ci siamo. I tempi purtroppo non sono ancora maturi, forse. Non lo so. Chi lo sa? Ci proveremo. Dico nemico su Bim Bum Bam, ma solo se c'è Dario a fare One. Ovvio. Minchia, bello. Amici! C'è una bella domanda, dico Nicola. Io faccio Patrizio. Quando è che hai deciso di lavorare nel mondo del GDR? Ti chiedono, Nicola, ti chiedono quando hai deciso di lavorare nel mondo del GDR? Avresti qualche consiglio per chi vuole entrare in questo campo? Ma guarda, io il GDR ha sempre fatto parte della mia vita, cioè ci ho sempre giocato, è sempre stata un'enorme passione, anche quando ero all'università che si usciva molto di più, si faceva più casino, si sbevazzava grandissimo, ho sempre ritagliato una serata per il GDR. Crescendo, poi anche andando a convivere con Silvia, poi sposandomi, ho deciso di avere sempre una serata perché era la mia grande passione. E una sera eravamo seduti al tavolo, stavamo giocando a Pathfinder, e ho detto: ma perché bisogna stare seduti qua tra di noi sempre le solite persone? Perché non andiamo a conoscere altre persone con la nostra passione, facciamo degli eventi dedicati al GDR? E così ho iniziato a sentire Massimo di Weird Edizioni. E ho iniziato a organizzare la Pathfinder Society e poi ho iniziato a lavorare proprio per Weird e mi piaceva moltissimo, ero bravo, cioè mi piaceva masterizzare, ma ero bravo a tenere i rapporti, a fare comunicazione, marketing per questo mondo qua, finché ho avuto modo di conoscere John Wick che ha fatto uscire 7C e ho provato a prendere i diritti. John me li ha dati e mi sono trovato con dei diritti e senza avere idea di come stampare un manuale, come fare una casa editrice, quindi mi sono rimboccato le maniche, ho fatto tutto quanto da solo. Danny si ricorderà, dormivo un'ora e mezza notte perché avevo anche un altro lavoro. Dopodiché abbiamo fatto la prima Modena Play, è andata molto bene. Lo stesso anno abbiamo vinto Lucca Comics and Games come
miglior gioco di ruolo dell'anno, e ho detto: sapete che c'è, mi sono licenziato e ho fatto gli indie games, il mio lavoro a tempo pieno. È stato difficile all'inizio, è stato difficile lasciare un lavoro a tempo indeterminato con un ottimo stipendio per seguire un sogno, però lo consiglio a tutti quanti, ragazzi, perché anche se fosse andata male avrei imparato tantissimo. Se credete veramente in qualcosa, è il vostro sogno, buttatevi, anche se dovesse andare male fareste sicuramente un sacco di esperienza. Lato bellissimo del GDR, che lavoro con i GDR dalla mattina alla sera, infatti non ditemi che bello il tuo lavoro è giocare, perché sennò vi arrivo in calcio volante. Lato negativo è che il GDR è comunque una passione, un hobby per la maggior parte delle persone. Le passioni di hobby si fanno quasi sempre la sera e il weekend, che significa che noi lavoriamo sempre, veramente sempre, cioè c'è quasi tutti i weekend un evento. Adesso non ci sono più eventi dal vivo, ma c'era quasi sempre una fiera, ci sono periodi in cui 2 per 2-3 mesi sono fuori casa tutti i weekend, perché c'è una fiera, c'è un evento, c'è una sessione, c'è uno streaming, quindi è pesante. Però la fortuna, ragazzi, di lavorare sulla cosa, una delle cose che amo di più al mondo, che sono appunto i GDR, stare in mezzo alle persone, quindi sono una persona molto molto fortunata. No, poi una cosa che mi sento di aggiungere, visto che facciamo tutti i lavori abbastanza inusuali, cioè è chiaro che quando ti dicono provaci, perché comunque se ci credi ce la farai, non è detto. Però comunque provarci ti garantisce una cosa, che se fra, quando hai 50 anni, 60 anni, 70 anni e ci ripensi un attimo, non ripensi, però se avevo provato chissà come sarebbe andata. Alla peggio dici: ho provato e non è andata bene. Esatto. Cioè, secondo me questo è importante. No regrets. Per la sanità mentale di ciascuno di noi. Cioè, può andare male il fumetto, può andare male fare il giornalista, che è un lavoro di merda, sottopagato, ve lo dico proprio serenamente. Può andare male. Ma invece il fumetto ci abbiamo gli occhi. Voi siete così, siete tipo con le Bentley a fare. Intanto ci vediamo io e Riccardo. Facciamo scontrare i nostri yacht, tanto cazzo ce ne abbiamo, esatto, altro. Sì, tipo lancia, tipo torneo così. Può andare male tutto, però se una roba ci hai provato, intanto l'hai fatta. Devi vincere la paura di fallire, chiaro, quella te la devi levare subito, però nessun rimpianto, nessun rimorso, come cantavano gli 883, infatti. Cioè. Max Pezzali, maestro di vita, assolutamente. Allora, c'è anche Zoltar, guarda, è arrivato. Sì, c'è anche te. Ciao Zoltar. Ciao. Anche Zoltar. Io una volta ho visto una foto di The Bond The Gobbies, prima di diventare il The Gobbies adesso, in effetti sembrava veramente il milanese imbruttito. Era il mio lavoro, ragazzi. C'ero fatturare. Sempre in giacca e cravatta, ero sempre in giacca e cravatta, ero tutto sbarbato. Cioè, che schifo. Ma che schifo, ragazzi. Cioè, lavoro e lavoro. Fuori dei Gobbies, la borghesia. Lo puoi dire, facevo schifo. Ma non facevo schifo, mi amavo molto anche all'epoca. Cioè, anche? Sì, che mi amo molto anche adesso. Si vede, perché, si vede che ti vuoi bene, perché comunque non ti stressi tanto. No, infatti un cazzo proprio. Il tuo corpo è un tempio, no? Vabbè, però bevi acqua dalla prima sessione. Sì, ragazzi, avete notato che in questa stagione come ho toccato una birretta. Perdonami, anche il mio corpo è un tempio, però è il Partenone quando l'hanno fatto saltare. Sì. Purtroppo c'è questo problema. Cioè. È tempio e tempio. Sì, infatti io tanto Nicola l'ho conosciuto totalmente a caso, mi sembra qui a Cartoomix. Sì, lo era. Cartoomix ci aveva presentato, non so che, due o tre anni fa, così da zero subito. No, questo amiconi, devo essere subito amico di questa persona. E io normalmente, per essere amico di qualcuno, ci metto 2 anni a guardare come gatti da lontano, così se funziona. Quindi è stata una roba apposta. È una roba. Hai dei gusti pessimi, però. Quello sì, in generale sì. Sono una, vorrei far notare che comunque le nostre ginocchia hanno copulato, Riccardo. È vero. Lo ricordo con amore. Quando Lorenzo Magalotti era venuto qua, gli ho tirato un limone così una sera. Anche io e te alla civetta abbiamo limonato. Cioè, per farvi capire il livello di troppi di dettagli. Questo di gruppo. Amore, di amore che c'è. Abbiamo veramente bevuto tanto. Limone non si nega a nessuno. E questa frase sottolinea quello che io dicevo in apertura del Q&A, ovvero Nicola De Gobbies soccola. Vabbè, è per questo che giochiamo in chat. Perché altrimenti finiremmo... Ragazzi, le esperienze traumatiche del passato. Ragazzi, mi raccomando, se lo vedete a una fiera, ricordatevi che Riccardo Torti adora essere toccato, adora essere abbracciato. E parlargli tanto vicino, magari parlargli... la saliva.
appoggiando una mano sulla spalla e vicino, tipo a 5-6 centimetri dalla bocca, se proprio li piazza. Ragazzi, non mi stancherò mai di dire che la cosa migliore di questo periodo è il distanziamento sociale. E io ho sempre detto, io applicavo dal 98 più o meno. E se tu non vivessi con Marilisa, tu non ti saresti neanche accorto che c'era una quarantena. Zero. Esatto. Ma mi sembra che avessi questa frase qua, Riccardo, cioè, nel senso... no, gli ho detto, hai fatto la quarantena con Marilisa? E fa, certo Nico, se no sarei morto. Una frase del genere, mi avevi detto qualcosa. C'è solo una persona peggio di Riccardo Torti a livello di isolamento sociale, ed è il nostro vecchio compagno di giochi, Michele Monteleone. Vero. Perché ama l'isolamento sociale, Michi? Michele Monteleone non odia essere toccato. Io infatti quando vivevo con lui tutte le mattine gli aprivo la porta della stanza, mi tuffavo nel suo letto e lo abbracciavo per tipo minuti. E lui strillava, lui è piccoletto, ci vuole a niente. E tra l'altro è stato in quarantena, non si è accorto di un cazzo, ha continuato a giocare a Bloodborne, Dark Souls, e adesso che si stanno un po' aprendo le cose, se n'è andato in una casa sperduta nel mare con la ragazza per non vedere nessuno per 2 mesi. Ma pensa che io ogni volta che vedo Michi lo prendo, lo abbraccio, lo bacio, cioè, lui lo adora, non sapevo. Mi dice sempre, mi parla sempre bene di te. Non sapevo. No, lui odia. In effetti anch'io sono uno che sta molto solo. Anch'io non sono di quelli abbraccio. Non abbraccio. Mai stato. Il contatto fisico è veramente. Anch'io non sono per il contatto fisico. No, infatti. Io mi ricordo una delle prime sessioni con Nicola che fa ragazzi, è una one shot in fiera. Tipo, ragazzi, mi raccomando, non vi preoccupate, quando faccio il master tocco, mi abbraccio, vi coso, vi tiro la maglietta, non vi se non volete state attenti, ditemelo subito perché voglio evitare problemi. State attenti, non tipo dite, ma non lo faccio. No, lo dico serio, quello dice Lorenzo è vero, io dico sempre ragazzi, mi muovo in mezzo, parlo all'orecchio, tocco, dice qualcuno da fastidio, mi dice a me da fastidio, basta, non lo faccio, cioè, ma perché è il mio modo di fare, quindi non mi rendo conto, specialmente se sto ruolando, cioè magari tocco sulla spalla, se dico qualcosa all'orecchio il PNG glielo dico all'orecchio anche al giocatore, ci sono persone appunto che logicamente, specialmente se sono estranei, può dare fastidio e quindi non lo faccio, però se mi capita è meglio dirlo prima, che è una cosa che faccio perché è preso dall'enfasi del ruolo durismo, non... Ma voi ragazzi, ve lo potete immaginare che cazzo poteva venire, che cazzo è venuto fuori nell'anno e mezzo in cui io e Michele Monteleone abbiamo vissuto nella stessa casa? Io penso una che sitcom, quello ne parla ancora. Casa Vianello. Non era il Ber Femminiello? Sì, c'era un nostro collega Giulio Antonio Gualtieri, che salutiamo, che diceva che saremmo stati il calendario gay perfetto, il Ber e il Femminiello. Giusto per l'umorismo politicamente corretto che fa stare sereno Nicola. Buttare un po' di tornati a caso. No, io quando parlo ormai devo mutarti, non so. No, ma tutta San Lorenzo era perché viviamo a San Lorenzo, era convinta che fossimo una coppia. Me l'avevi detto questo qua, come me l'avevi detto? Sì, no, e lui non faceva, cioè nel senso non era in grado di fare qualcosa, perché una volta siamo usciti, lui c'ha un cane, abbiamo portato a spasso il cane insieme, siamo andati insieme a prendere un caffè, io mi avanzavano dei centesimi, quelli non c'erano il resto, e ho detto vabbè dammi 2 cioccolatini così fare il giro. Gli hai dato a lui. Abbiamo preso sti cioccolatini, siamo andati al parco, ci siamo seduti vicini, abbiamo lasciato andare il cane, io gli ho aperto il sacchetto, ho fatto guarda ho preso 2 cioccolatini, grazie, ti prende, ci mangiamo sti cioccolatini, guardiamo di fronte, c'è una vecchia sulla panchina di fronte che fa una vecchia progressista. E Michele mette tutto nel sacchetto, andiamo a casa. Voi fondamentalmente siete Turk e JD di Scrubs. Tipo, sì. Chiedono Nicola, le fiere migliori per incrociare i dadi con te, tutte. Quando ci sono fiere. Perché... Quando ci saranno. Esatto. Allora, beccarmi in fiera è un bordello. Allora, la frase che più viene detta in fiera è dov'è De Gobbi? E l'ha detto anche Gio Manganiello. Cioè, la corsa. Sai che c'è qua da qualche parte il tuo disegno? Sì. Quando De Gobbis in fiera lo dico anch'io, ma per evitarti accuratamente. A Luca ci tengono il segno, no? Vai al suo stand e dici, eccolo qua. Cioè, almeno una volta ogni 5 minuti, 4-5 minuti. Ah, dov'è De Gobbis? E tutti. Cioè, allora... è vero, ci sono, però faccio sempre in quasi tutte le fiere, faccio dei tavoli demo con me, almeno 1 o 2 tavoli li faccio sempre,
faccio quasi sempre il martedì sera su Discord dei tavoli di Need Games, quindi c'è, si può giocare con me. E il parentesi, il prossimo evento è sabato prossimo per l'RP June, domenica prossima 28, ho il tavolo alle 14. Non so se ci sono ancora posti liberi, se andate su RP June del Comic Con e cercate Nicola De Gobbis, gioca con lui e forse ho ancora qualche slot libero, non lo so. Che giochi? È un gioco sorpresa. Gioca a due. Ruolare. Lanciare. Critico. Uno. Ragazzi, il sta durando come una sessione. Sì, no, siamo riusciti, sì. Facciamo una sorpresa. La domanda da non fare, in effetti, ci sarà Luca? Mamma mia. Che bomba che hai tirato. Così. Secondo me non è difficile. Quest'anno la vedo, cioè più che altro tutte le altre sono state... Oh, mi dispiace che non ci sia a me. Riccardo anche, ne parlavamo l'altro giorno. E cioè io amo Lucca Comics, è uno dei momenti più felici dell'anno per me, quindi sono distrutto che non ci sia, ma c'è da dire che io mi infetto con qualunque cosa in un Lucca Comics normale, figuriamoci in un Lucca Comics quest'anno. Cioè io normalmente non mi ammalo mai. A Lucca mai. Almeno un giorno. Non mi ammalo mai. Esatto. Io normalmente non mi ammalo mai, però a Lucca almeno un giorno, anzi una sera di 37,2, 37,3, dice, porca puttana, ce l'ho. Poi giocavo tutto bene, però. Lucca, febbre fissa a Livorno in macchina. No, io a Lucca sto malissimo. Sto sempre malissimo, ma male a Lucca sto, quasi sempre. Male. Cioè, se la fanno quest'anno... Febbre alta, l'ultimo giorno. C'è un'altra domanda interessante, il punto è un altro: se Lucca Comics non verrà fatto quest'anno, pioverà comunque? Assolutamente no, no. È pazzesco. Sai che tipo Pasquetta, capito? Sa di sì. In effetti sì. Io che poi a me dispiace, perché onestamente alle fiere, gli eventi in generale, cioè, pur essendo io mi ci diverto come un matto, cioè sto proprio mi ammazzo, però entro in quella modalità tipo beast mode in cui per 4-5 giorni posso sopportare tutto, poi dopo vado a casa e muoio. No, quest'anno per la prima volta a Lucca sono stato in Piazza Anfiteatro solo 3 volte su 5 sere. Ma vaffanculo, ma smettila. Due sere sono andato, ero proprio quando mi aveva messo gli streaming di D&D, cioè mi alzavo alle 6:30 del mattino, andavo a dormire a mezzanotte. No, sono uscito dallo streaming, ti giuro Dario, che sono andato a casa sui gomiti, cioè non ero stanchissimo, non ho mangiato nulla. Poi c'ho altre sere dove ho fatto schifo, cioè proprio posso cagare, però nel senso potrei raccontare cose, ma non lo farò. Anch'io potrei, ma non lo farò, Andrea. Io non mi preoccupo. Nessuno si sorprende di me. È stato molto interessante il nostro incontro in Piazza Anfiteatro. È vero che ormai Piazza Anfiteatro. Quella della chiave del tuo cuore, sì. Sì, esatto, chiave del mio cuore. Sai che cos'è questa? No, che cos'è? Per i neofiti, è una mossa, come ti posso dire, che si usa molto al Quadraro, quartiere dove vicino al quale sono cresciuto, che può non essere simpatico, ovvero che tu cammini tenendo nel pugno il mazzo delle chiavi, con una chiave che sporge da qua, e gli fai vedere a uno, dice, ma lo sai che è questa? Dice, no, è la chiave del tuo cuore. Gli dai un cazzotto sul petto con la chiave. È tutto qua, e niente di che. E questa è Roma, amici. Io pensavo, ero così felice, cioè, questa è la chiave del tuo cuore. Faccio, come sei gentile, grazie. Poi me l'ha spiegato e ci sono rimasto malissimo. No, tra l'altro è stato bellissimo perché Nicola era leggermente alterato e io gliel'ho mimato, non l'ho colpito ovviamente, ma gliel'ho mimato. Ho fatto solo il gesto così e Nicola ha fatto nettamente topolino per un secondo. Beh, ma hai capito, io ti volevo così bene, non so. Rimasto così male ce l'ho rimasto. Non facesse un complimento. Poi ragazzuoli, scusate un secondo, c'è ancora qualche altra domanda, perché sono le 11 e fatemi un'oretta dopo la storia. Ricky, almeno un'oretta di The Last of Us. Io devo leggere Texone. Se vuoi te lo racconto The Last of Us. The Last of Us 2 la sera. Se vuoi ve lo racconto The Last of Us. No, mortacci tu, amortacci. No, non ce la faccio, davvero ragazzi, per favore, cioè, cambiamo vero pietoso e mi sto male. È tosta, è tosta. Lo so, sto male, Lore, lo sai che ne parlavamo tosta, che sì, ho provato, però ho messo in pausa, sono tornato su Xenoblade ancora un po', non me la sento.
è tosta. Mamma mia, male di male. È bello che sia tosta. Il primo The Last of Us, Riccardo, non so se ti ho raccontato, ho fatto una tirata unica. Infatti, sì, quando ho chiesto a Lorenzo quanto durava, dalle 8 del mattino tipo all'una di notte, ed ero sconvolto alla fine in tutti i sensi, cioè, sia per il gioco che avevo giocato, sia per il fatto che ci fossero questo fungo nel cervello, non me ne fregavo un cazzo, ma per il comportamento umano. Visto com'è il 2, cioè, ho iniziato, ho detto no, non sono nello stato e nel mood per giocare questo gioco qua adesso. Cioè, lo giocherò d'estate, durante il sole folle, perché non... Sì, a me all'inizio un po' entrare nel gioco... No, mi fa troppo male. Mi fa male fisico vedere gli esseri umani così. Cioè, mi fa male, non è... Sai il mio stile di gioco? Impazzisco per gli RPG, sono tornato sul mio JRPG Xenoblade, su... Nel tuo safe space. Sì, stando verso meccaniche, mi sto sfondando e voglio robe più tranquille adesso, non... Ma ci sta, ci sta assolutamente. Cioè. Bene, ragazzi, se non ci sono altre domande, noi andiamo ognuno a... Spoiler di Last of Us 2, quindi direi di chiudere. Esatto, prima partano gli spoiler della per voi. E niente, quindi che vi si deve dire? Grazie, ci sarà una sessione special dopo la fine, sì, la sessione special la vorremmo fare dopo la fine, dobbiamo un attimo organizzarcela, questa cosa ci ha un attimo sbarellato i piani. Quella la stiamo organizzando. Sì, la stiamo organizzando. Vi diremo quando facciamo a questo punto l'ultima sessione, che non sarà probabilmente lunedì prossimo, quindi o prima o dopo. Perché sì. Quindi vediamo un po'. Perfetto. Vediamo un po'. È stato molto piacevole, devo dire. È stato bello, molto, raga, veramente. Molto, 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 molto. Soprattutto grazie. È la prima volta che non finisce una sessione che c'è il mar de gola. Ma infatti ste chiacchiere sono carucce. Molto, molto, molto belle. Grazie a Kuro che ci ha portato il ride. Grazie. Assolutamente sì, grazie Kuro, grandissima. Speriamo di fare anche una collaborazione con Intel, la butto lì, tanto. La butto sempre lì. A me piace collaborare con la gente, io mi diverto così. Sì, detto questo, andiamo a fare il Kickstarter. Grazie Sara, grazie. Andiamo a fare il Kickstarter adesso. Ma bom. Ciao palla a tutti. Palla di fuoco per tutti. Palla di fuoco. Palla di fuoco sulla chat. Un abbraccio. Adesso appena decidiamo cosa sarà la prossima puntata, lo pubblichiamo. È stato bellissimo chiacchierare con voi, è un sacco proprio bello. Una bella serata in compagnia. Quindi veramente sì. È stato super super piacevole. Buona serata. Ciao ragazzi. Buonanotte. A prestissimo. Ciao.